E io sì, guardo anche lì per controllare se funziona tutto. Devi, ciao ragazzi. Stare calmo, muto, silenzio. Ci ho avuto una giornata pesante, si vede pure dalla trambata che c'ho in fronte. Questa non è di oggi, comunque vabbè. Oh, ecco qua. Ragazzi, ci vedete tutto a poco. Allora, perdonatemi. Perdonatemi ragazzi, piccolo ritardo come al solito, ovviamente squilla il telefono, suonano e vanno i preventivi alle 6 spaccate, ma se avessi messo la live alle, che ti posso dire, alle 18.20, sarebbero tutti alle 18.20, perché è giusto così. Comunque, vabbè. Ragazzi, poi ciao. Non sarei presciato adesso niente, vengo lì qua, che così niente. Mi leggo tutti, sta buono, devi sta, non devi parlare, ce la fai a fare la live senza no, parlare? No, perché tu devi lavorare, non devi assemblare il PC, io devo fare intrattenimento. Sì, tanto chissà oggi che ho fatto, tutto il giorno. Vabbè, sta buono. Oggi vai. È un'altra giornata tipo quelle alla Stefano. Sì. Poi perché qua 69 in attesa, ma in attesa di che? In attesa della vita. Là mi fa 81, qua 69, si è buggato tutto, dai roba, live siamo live. Vabbè, basta, ti deve interessare quello, non ti deve interessare altro. Interessa pure quello che scrivono, che fa? Li leggiamo, li lasciamo certo, così? Devo leggerli io, è il mio ruolo. Allora, mi dovete fare un lavoretto, voi che siete connessi. Allora, mi serve sapere se, uno, se l'audio è a posto, due, se la musica in sottofondo si sente, si deve sentire bassa, 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 non deve coprire le nostre voci. Detto questo, una volta che avete fatto tutti questi bei controlli, risponderò alla vostra domanda. Lo so, la prima sarà per chi non segue su Twitch, sarà: che te sei fatto un test? Ve lo dico adesso, così poi lo utilizzerete questa frase come monito per tutti quelli che arriveranno. Sto diventando un unicorno, mi sto trasformando, perché Davide mi ha lanciato un incantesimo. Non è vero, ho dato una trambata assurda, ma assurda, cioè roba grossa, al portellone della Twingo di mia moglie, e sì, lo ammetto, mentre le cambiavo i pistoncini, non gli si teneva più. Allora senti che bravo marito che sono, senti, ho detto questo: prima che ti fai male, tesoro mio, te li cambio. Senti, la bontà d'animo c'è, perché fai quella faccia? La bontà d'animo c'è, ho detto: prima che ti fai male, tesoro, te li cambio. Messo la mano, a tirare non veniva sto pistoncino. Vabbè, mi servirebbe il martello. Poi ho detto: vabbè, ma io ho la potenza nei bracci, perché devo usare il martello? Posso fare. E mi è preso un momento dello scemo alla Davide. Ho detto: vabbè, ma un po' reggo col braccio, un po' tiro. Alla fine, mentre reggo il portellone, tiro, verrà via. È venuto via, solo che poi mi è scappato. Quindi sono andato così e boh, è stato un attimo. La dignità è venuta via. E poi il caso ha voluto che la trambata non è che dici, sai, l'ho data sulla lamiera, no, l'ho data sul perno che chiude il portellone, quindi proprio sul perno quello di ferro, perfetta, piena, qua, pam, mi sono messo una mano qua, un po' di capire il sangue. Bene. Tutto bene, buonasera. Oh, ma a loro gli interessa, tanto mi avrebbero chiesto. Certo, ma rispondevo io, non ti preoccupare. No, che rispondevi? Questo. Questo. Vabbè, se lo dici te. Grazie per il sub, grazie. Chi è Jergon? Grande Jergon, grande. Numero uno, Jergon. Jergon, abbiamo aggiustato il computer. Jergon nazionale, ciao. Jergon può venire quando vuole. Ma sì, ma sì. Grande, ah, ragazzi, quindi l'audio è a posto, per me va tutto bene, grazie. Tutto bene, perfetto. Ok, domanda attiva informativa, ma anche il caffè è la pazza a modo mio? Ve voglio fare un regalo visto che vendo il caffè. Sì, è a modo mio. E tra l'altro l'abbiamo cambiato perché quella che c'eravamo prima era sempre una lavazza a modo mio, di parere, intanto vai, arriva in sabba, la grande. Grazie, chi è? Comunque sia, sì, la lavazza a modo mio. Grande. Allora, spieghiamo al volo quella cosa del sì. Che c'è su Twitch. Adesso la spiego io. Allora, la spiego. Attenzione, okay. ecco qua. Allora, ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti su EasyVix, una nuova live di assemblaggio in compagnia mia e del buon Fabio. Aspetta, Stefano non c'è, dicono giustamente, non l'ho detto. Stefano il mercoledì c'ha il giorno libero, come io c'ho il giovedì, lui c'ha il mercoledì. Quindi salutiamo Stefanino, ciao Stefanino Nazionale, e nel frattempo allora vi dico anche io questa cosa, stavo finendo l'intro, quindi siamo qui per una nuova live da EasyVix dove monterà il buon Fabio un ottimo PC dal valore di 2000 euro, giusto Fabio? Esatto, 2000 euro okay, secchi, perché qua c'è scritto 1400 euro? Vedi Fabio come lavora bene? Vabbè, dai, qui purtroppo sono le cose fatte di fretta. Sono le cose fatte di fretta. Grazie di Alessio, fretta. Grazie per i cheers. Ciao Alessio, adesso io ve lo dico. Assembliamo un PC da 2000 euro con lo Iannello che sa solo guardare. Perfetto! Ma come guardo io? Vabbè, comunque, detto questo, allora,
Intanto voglio ringraziare tutti quanti voi che ci state seguendo, grazie mille, la vostra presenza è importantissima. E adesso Bravo, perché poi non leggo. Porco Giuda, ci te lo spengo le cose. Aspetta, un caloroso sassa a tutti. Allora te lo sposto, te lo metto qua. Io non leggo, così te lo ricordi. Grazie mille per il sub, grazie, mi ringrazio. Grazie mille per il sub, amici, però usa un font che si legge. Io so vecchio, non ci vedo. Vabbè, questo è il problema tuo. Allora, comunque, intanto, grazie mille per il sub, ragazzi, grazie mille. A proposito di sub, vi vogliamo dire una cosa che poi uscirà anche detta nel prossimo video, come avevo detto ieri sera durante la live per chi mi ha seguito. Domenica uscirà un video molto importante per Twitch, però ve lo dico io prima, praticamente per tutti voi che avete il Twitch Prime e ce lo volete gentilmente donare, perché così Fabio è contento che dice finalmente ma Twitch fanno i soldi. Domenica. No, fammi uscire domenica. Hai detto tu domenica. No. Quello esce bonus, quello esce tipo sabato. Sabato, va bene. Allora, video bonus. Allora, vi dico questo. Se andate, se intanto dovete aprire pure Twitch, voi che siete su YouTube, andate pure su Twitch, sì, perché se non ci andate, questa cosa non va bene. Allora, noi dobbiamo alzare i numeri di Twitch, perché è un'imposizione data da Fabio. Fabio, vedete come si butta giù, poi si fa male in testa, perché gli cade in depressione, comincia a prendere a testata al muro. In realtà è andata così la cosa. Quindi per risollevarsi dovete andare tutti quanti su Twitch. Andando su Twitch, voi che avete Twitch Prime, c'è una novità. Sbaglio, c'è un tasto follow che copre parte del video. Esatto, perché ci sono due nuovi tasti, stavo spiegando, sul video. Se voi andate... Io intanto mi approfitto. Oh, eccomi qua, finalmente. Oh, se voi andate sul video e scorrete con il mouse sul video, vedrete... Scorrete. Con il mouse sul video, vedete che in alto al centro c'è un bannerino rettangolare che dice free sub ready, se potete rifare il sub, di modo che non dovete ogni volta andare su abbonamenti, vedere se avete il Prime pronto, non pronto, eccetera eccetera. Adesso andate direttamente lì, fate free sub ready, schiacciato, ovviamente dovete essere loggati, e vi fa rifare l'abbonamento direttamente da lì. Quindi grazie per il vostro supporto, vi voglio bene. Detto questo, allora adesso vado a salutare tutti quanti voi che mi sono perso. Allora, devo andare un po' su, saluto un po' a manetta un po' quelli di Twitch, un cambia po' gamma, di... allora chi interessa del PC, cambia. Dai che ci siamo a lavorare qui, allora, la situazione. Eccoci qua, allora saluto Ciccio, grande Ciccio, Adrian, ciao, VRC, grandissimo, GR Technology, poi Alessio, Wargamer, Burghi, Gergon, Entria, Samuel, chi c'è sta, Imperatore, Mamo Arrial. Ma perché saluti solo quelli di Twitch? E mo faccio Davide, adesso andiamo di là. E vado a salutare il Pollin, grandissimo, numero uno. Poi qua ve ne sono persi un sacco. C'è pure Pivox, ciao Pivox. Poi c'è sta Girella. Ma perché a Pivox le pagavo? Girella, ciao Pivox. Sì, ma l'hai detto con meno enfasi. Vabbè, Pivox è standard. Poi c'è sta Chitarra Elettrica Pazza, grande, bel nome, mi piace. Poi Danilo Tenace, Davide PC, Michele Maimeri, vado un po' a prendere Utente Mac, Johnny Bones, Franco Di Gian Vincenzo, Alessandro Calabrese, Ardi, grande Ardi. Danilo Tenace, Franco Di Gian Vincenzo, non so se l'ho già detto, Abigor, Davide, mazza quanti siete, oh, non ce la farò mai a salutarvi tutti, però ciao ragazzi e benvenuti in una live di Sipix, adesso finalmente vi leggerò tutti quanti e grazie per il follow. Ah, no, Noiman, grande, ciao anche a te. Allora, Alessio, ciao Alessio, grande. Ok, Agnello con i Ray-Ban mi parevi il cantante dei Ghost. Devo andarmi a vedere il cantante dei Ghost, giuro che lo faccio. Allora, Napoletano Solitario, ciao grande. Dragon Red, buonasera anche a te. Ok, adesso posso cominciare a leggere le vostre domande. Quindi da adesso in poi fate le domande perché vi leggo. Quindi se adesso mi sposto, sto solo scartando. Tanto Fabio fa scartaggio pacchi un po' alla grande. Allora, iniziamo subito? Sei pronto? Allora sì, avvicina un po' sta gamma perché loro non mi vedono. Che se perdo molta bella cosa. Allora, gli interessa del PC. Devono vedere. Voi scommette che se io smetto di assemblare qua la metà della gente se ne va, non hai capito. Devono vedere te, devono vedere il PC. Sì, va bene. Ok. Però il PC non è che si monta da solo. Allora, ciao Tiziano da Brindisi, ciao, zoom su assemblaggio, prestazioni da urlo, scusa Fabio, avendo una vecchia MSI GTX 650 Ti
e un Ali Thermaltake Hamburg 530. Aspetta, vuoi che vado come devo andare? Safe o posso essere me stesso? Iniziamo safe. Ok. Cosa metto poi nel case? Safe ti rispondo tutti gli altri componenti. Poi se ti dovessi rispondere alla Fabio ti direi un estintore per l'ambus. Vabbè. Poi la RX 590 è una buona scheda video? Safe. Ho detto safe. Safe? Sì, è una buona scheda video. Consuma un po', però è una buona scheda. Vedete? Ecco, funziona. Porco Giuda c'ha un rapporto tra potenza espressa e watt consumati tra i peggiori della storia delle schede video. Bene, bene, bene. Poi, ciao bella da Roma, ciao Percival. RX 580 8 GB per Full HD 60 fps. Sì, va benissimo. Niente se rompe, sì. Vediamo cosa dice Mister Girella. Maglianna, per facilitare la tua lettura, sarebbe bello che indicassimo domanda prima della domanda, così se invece sono conversazioni fra di noi non le leggi. No, mamma mia, Mister Girella, lei è una gentilezza infinita, sarebbe molto bello e apprezzata questa cosa. Volevo ringraziare Fabio e Sei per la guida neofita starter pack, mi è stata utilissima. Questa cosa ce la dicono in tanti e ci fa piacere perché era quello lo scopo della guida. Esatto, perfetto. Allora, se diventi un unicorno fai più FPS? Probabile. Probabile, bene. Allora, ah, di che Stefano ha risolto il problema del PC su. L'ho già l'ha detto ieri. Allora, vabbè, Stefano Pris 82, grazie mille per il sub, grazie mille, benvenuto, grazie mille, gentilissimo. Ma che ha fatto? Che ha streamato Stefano ieri? Niente, sono andato io infatti. Da sera? Da quando streami la sera? Da quando Stefano non streama. E ti piace come risposta? Che non è una risposta delta. Bella Delta, grande. Allora, una domanda per Fabio. Volevo aggiornare la mia scheda video dalla 1066 giga alla 2060. Ne vale la pena? Nel senso che comunque io non lo so. Cioè, ti direi di sì, però gli upgrade quando si fanno non si fanno mai di poco, perché comunque la 1062 la vendi oggi, non ci rifai tanto, e la 2060 comunque la paghi. Già per andare alla 2070 o 2080 ti direi di sì. Però pensaci bene. Buon pomeriggio Fabio, ciao. Allora vado a prendere qualche altra domanda. Anche Iannello fa la sua parte, anche solo la sua presenza mette allegria. Grazie Napoletano, gentilissimo. Allora, secondo voi con la 2060 6 giga di memoria RAM bastano in Full HD per i prossimi due anni? 2060 Full HD, per i prossimi due anni. Per Full HD sì, allora la cosa che spesso chi ha recensito quella scheda, noi credo siamo gli unici che non hanno fatto un video dedicato su quella scheda, si scordano di dire, è che una persona quando compra una scheda la compra per tenersela. Grazie, non è che tutti cambiano scheda video tutti gli anni, vero Davide? No. Tu quando compri una scheda video poi esce quella nuova, la cambi sempre o no, qualche generazione la salti? No, assolutamente, assolutamente. Quindi non è sbagliato comprarla anche un po' sopradimensionata, certo, 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 certo. Guardate, la 1080 oggi gli serve o non gli serve, poteva stare anche con la 1070 che c'era. Però sto tra la 1080 e sto tranquillo. Però in prospettiva futura, ecco, esce, che ne so, un giocone, non è uscito, ma esce, che ne so, domani un Battlefield 6, Davide ve lo può streamare lo stesso. Esatto. Ciao Atomic, grande. Ma Stefano l'hai mandato a vendere i cornetti? Sì, nel suo giorno libero Stefano vende i cornetti. Poi ciao Salvo Streaming, ciao Dilemma, bello streaming, mi piace, ci fa piacere. Poi andiamo di là. Gianna, dasci due perle alla Stefano, altrimenti poi va a finire che ci manca. Fatele suggerire da Fabio. Perle alla Stefano, solo Stefano ce le può avere. Come fai a simularlo? E anche questo è vero. Questa scheda madre può andare bene anche per un 99K? Io te lo sconsiglio, cioè fisicamente sì, ci può andare, però io se parliamo di MSI per il 99K vi consiglio solo esclusivamente la 0390 Ace o la 0390 Godlike, che poi sono le uniche che secondo me sono in grado di alimentare quel processore nel modo corretto. Bene, allora poi cerco di leggervi tutti, se vi salto, cioè cercate di farmelo notare, ok? Allora, una domanda a Fabio, ho cambiato la pasta termica su una R9 390X, adesso si sentono di più le ventole, è normale? No, non è normale, vuol dire che hai sbagliato qualcosina. Perfetto. Fabio, sì te stesso e se puoi aiutami, che componenti metto oltre quelli citati prima?
Devo essere me stesso. Allora, vabbè, se quelli già ce li hai, ma tu c'hai sta 650 Ti, è quello, è quel ragazzo da 650 Era Ti. Ragazzo che chiedeva prima che c'aveva la 650 Ti. Sì, cioè, stai riciclando dei pezzi vecchi, quindi immagino che non devi fare un PC alte prestazioni. Se c'hai una 650 Ti, non penso tu ci voglia giocare, perché a oggi non ci giochi praticamente a nulla. Sbaglio? Se mi dai più info ti posso aiutare meglio. Ok, Sebastiano adesso la vado a ritrovare. Nel frattempo, ciao Mister Gimmo, ciao Franz Deep, intanto che sta di là, non l'avevo salutato. E una domanda al volo, ciao Metal Master, ciao ragazzi, volevo sapere chi è il proprietario del negozio, non ci capisco niente, è una semplice curiosità, un saluto. Allora, il proprietario sono io, tutti gli altri sono alle mie dipendenze, in realtà solo Stefano alle mie dipendenze. Davide, ti piacerebbe, ma non assolutamente. No, veramente, proprio a me non mi piace. Secondo me invece ti piacerebbe. A me non mi piace proprio. Secondo me invece ti piace. Ciao Tigno, grande, ciao Gimmo anche, ciao 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 ciao. Ma tipo, secondo voi, una domanda di Atomic, mi saluti per favore Atomic, che era un mio vecchio follower e mi seguiva e adesso si è accorto di come è cambiato il canale. Allora, io saluto Atomic e soprattutto lo ringrazio per la pazienza che ha, allora, perché se ancora... E ti vuole fare una domanda. Vai. Ma tipo, secondo voi, una scheda madre compatibile con DDR3 inizia a essere un po' vecchiotta, perché se no mi tocca mangiare stucco e legna per un mese per rifarmi il PC. Penso che dovresti mangiare stucco e legna, no, ma pane e acqua sì. Ok. Allora, vado a riprendere la domanda di Sebastiano, che gliel'avevo promesso. Ragazzi, io ho il 5 8600K con una Z370 MSI. Come mai, se alzo le frequenze, non me lo riconosce su proprietà di sistema? Ah, scusami, Z370 MSI e l'altra cosa cos'è? 8600K, i5. Che vuol dire? Se alzi le frequenze da dove? Dal BIOS? Il sistema devi utilizzare un programma che ti legge le frequenze che tu hai messo, perché Windows... Sì, te lo potrebbe leggere, ma potrebbe anche non leggertelo. Suggestione dispositivi, se è lì che ti riferisci. Ok, Yanna non è alle dipendenze, ma è alla merce. Esatto, esatto. E poi, allora, vado un attimo di qua su YouTube. Vendete portatili MSI? Alessandro, sì, vendiamo portatili MSI. Da gaming, prettamente. Poi, ciao Mattia. Yanna è il plus in più. Grazie Sebastiano. Allora, mi rispondete. Alessio Fortnite. È più potente una Gigabyte 1050 Ti 4GB di una MSI 1050 Ti 4GB. Nella mia ignoranza credo che l'MSI sia meglio, ma adesso vediamo conferma Fabio non appena arriva. Poi vediamo, siete veramente tanti, è difficile rispondervi a tutti, però cerco di fare il possibile. Ah, allora, vediamo chi mi sono perso. Magic Creep 65, buonasera, buonasera a te. Domanda per me, Tigno, che mi chiede che lavoro fai, Yanna. Io al momento faccio l'insegnante di chitarra, quindi ho il mio guadagnetto con quello, e poi nel frattempo, diciamo, ho studiato social media marketing, cerco di applicarlo nel mondo del lavoro. Adesso ho un paio di domande in ballo, vedo un po' come andranno. È un Intel quello che state a montare, ti dico subito, penso proprio di sì. Ebbene sì, è un i7-97K, l'ho visto dall'infondo così controllavo. Non lavori più al centro LAN, no, ho smesso da giugno, non ci lavoro più. Dovresti lavorare troppo poi dopo. Ma che cosa vuoi? Ma no, hai sentito quello era così? Così? Vabbè, era un'entrata così. Vabbè. Posso entrare, non va bene. Allora, c'era un ragazzo che chiedeva, è meglio la giga... Oh, ma scusa un momento, ma... Io capisco che, ma a qualcuno gli puoi pure rispondere te, non è che... Infatti ti ho risposto, ho detto la mia, non però non so se è corretto. Se no, facciamo una cosa, tu invece, che poi sei pure fastidioso, no? A sto punto se non metto un sintetizzatore vocale, che hai visto come fanno, fa tipo, chiedigli sì. Quando torna, visto? Sì, quei cosi sì, no, robotici, no, metto uno di quelli, almeno non mi sminchi. Allora, stavo dicendo, ho risposto, io ho detto la mia, però non so se confermi la mia versione. Quindi c'è un ragazzo che chiedeva, è meglio la 1060 della Gigabyte o della MSI? Ma sicuramente MSI, poi dipende che versioni mi paragoni, perché se l'hai prendi... L'ha già scritto, la 1060, no, la 1050 Ti della MSI con la 1050 Ti della Gigabyte. Sì, però ci sono le versioni da 4 GB. Cioè, tanta miseria.
e ci sono le versioni, c'è la WinForce, c'è quella più un po' più basic, c'è la versione Aero di MSI, c'è quella con due ventole, c'è la Gaming X. Se non mi dici le versioni, diciamo dici che a parità di versioni io ti consiglio MSI, a parità di modelli. Esatto, ciao Shiro intanto, ciao, e grazie Metal Master per i 2€. Migliore scheda video qualità prezzo, dice tutto, non dice niente Metal Master, grazie come sempre per i caffè. A oggi, cioè se non mi dai altre specifiche, ti dico quella che gli è uscita meglio è la 2060. Ok, allora, vediamo, prossima domanda che trovo. È meglio una B450 o una X470 per un Ryzen 5 2600 più RX580? La X470 è sempre meglio. Ok. Se non ti cambia nulla la differenza del prezzo, no? Perfetto. È meglio i 596K o i 787K? Sono quasi equivalenti su quasi tutto, però io consiglierei sempre, a meno che non trovi un'offertona sull'H7K, di comprarti il 96K. Perfetto. Dilemma chiede: posso chiederti per favore cosa hai montato con il cacciavite appena sopra lo slot della video? È un SSD M2 NVMe, come direbbe Stefano, NVMe della Western Digital. Perfetto. Rider Bob 57, buonasera a te. Ho un PC con Mobo MSI Gaming Plus X4. Scusate un attimo, vi attappo la visuale perché devo scappare. Allora, ho un PC con Mobo MSI Gaming Plus X470 che non mi rivela la RAM da 16 GB, solo 8 GB. Cosa posso fare? Che c'ha una Gaming Plus X470. X470. Strano sto fatto, perché se fosse interno ti avrei detto che ha fregato i dentini sicuro 100-100. MD è probabile che c'hai, hai provato quei due banchi singolarmente? Cioè me ne metti prima uno e poi l'altro per vedere se siano buoni tutti e due, che se uno dei due è rotto non te lo leggi. Intanto Davide Dalossi ti dice: Ianna, fai da intermediario per favore, riferisci a Fabio che gli mando 200 capsule. 200 capsule, tu ci vuoi far morire caffè, ci vuoi ammazzare. Grazie, ha apprezzato perché poi lo bevo anche io, quindi grazie mille. Poi, grazie, se ce lo mandi ce lo facciamo in live, questo è sicuro. Esatto. Anche per un bel po', perché 208 capsule, è vero pure che io e Stefano, mediamente, guarda, te lo posso dire, compriamo due scatoline, quindi vuol dire che sono 32 capsule a settimana ci facciamo fuori. Diciamo che, quindi ci andiamo avanti, la bellezza di... con 200 capsule ti fai 200 di ISO 32 è a un buono, mese no? Due mesi quasi, eh sì, bel regalo, grazie. Va bene, poi leggo qualche altra domanda. Speriamo che sia buono, non garantiamo, a parte noi siamo abituati con le giardine del discount, quindi non credo che il tuo sia meglio. Va bene. Allora, Ghimmo chiede: consigliatemi per favore, ho due M2 identiche da installare, una piccola dove metterò il sistema operativo e l'altra grande per i giochi altro. La mia scheda madre ha due slot, uno dissipato e l'altro senza dissipatore. Quale metto coperto dal dissipatore? Quello principale lo metti coperto dal dissipatore, quello dove installi il sistema operativo, l'altro lo metti scoperto. Ok, poi Goland, ciao. Ha senso per un PC tutto fare esternamente economico prendere un Ryzen 1700 che sta in offerta e una qualsiasi scheda madre con chipset A320? Per intenderci, quelle da 50 euro dove non si fa overclock. Con l'A320 secondo me lo strozzi un po' quel processore. Io eviterei di prendere un chipset di fascia troppo bassa con quel processore, che anche se è vecchio è comunque di fascia altina. Perfetto. Poi, vediamo qualche altra domanda. Ciao Canna, non so se ti avevo salutato, se no ti risaluto. È buona una i5 8600K? È un buon processore? Sì, non comprato oggi perché oggi c'è il 9600K che gli è enormemente superiore. Ok, non si può montare il 9 con Z390 Pro Carbon? Sì? Sì, lo puoi fare, cioè lo puoi fare, in realtà lo puoi mettere anche sull'H310 di 9. Il problema è che non è proporzionato quello che stai facendo, non è una cosa bilanciata, non è consigliabile, non avresti le prestazioni in overclock che dovresti avere con quel processore, quindi perché non alimentarlo come si deve, visto che quel processore è una bestia? Perché una volta che avete speso più di 600 euro di processore volete risparmiare sulla scheda madre? Non si fa. Ciao Bitec, ciao Alexer, allora, che scuola hai fatto? Se ti riferisci a me, io ho fatto il bellissimo liceo artistico a metodo, col metodo però Brocca, quindi non è l'istituto d'arte, attenzione. Ciao Gotham,
Poi vediamo altre domande. Allora, non ci devo giocare, ho solo un po' di editing del telefono. Ok, adesso potete vedere che Fabio è al telefono. Okay. Quindi appena finisce di telefonare vai con le prossime domande. No, quella non c'è l'edito, no. Intanto, ragazzi, come state? Ciao. Ecco, sta finendo. Perfetto. Allora, rumor sulla GTX 1660. Sì, allora l'ho letto qualcosa stamattina, le info me le ha mandate il mio amichetto laureato Luca, quello che prendiamo sempre in giro. Sembra veramente che uscirà, non ci ho voluto fare un vlog apposta, perché sinceramente non ci ho avuto ancora tempo. Però sì, sembra che uscirà, però sembra anche da quello che ho letto, poi non voglio dire cose. Da questi rumor sembra che questa serie di schede sarà anche molto meno potente della 2060, quindi non sarà l'alternativa chip, semplicemente sarà una scheda che sostituirà la 1060, da quello che ho potuto vedere. Poi ovviamente ci serve avere la scheda tra le mani per... Perfetto. Allora, ciao Gianni Anselmo, ciao Oscar, grandi, Tomok, non so se l'avevo salutato, lo risaluto. Allora, ciao EasyFix, domanda, che case è quello? Questo è un Antec P110 luce, poi su YouTube in descrizione trovi tutte le specifiche del PC. Perfetto, poi due domande da Twitch, The Bullita, è possibile che in tutto il Trentino non c'è un cane di negozio che delida la CPU? Questo è... Ma delida è una cosa un po' particolare, non ti pensare che tipo a Roma lo facciano in tanti, saremo se no due a farlo, quindi ci vuole pure... È una di quelle cose che non costa tanto farla, è rischiosa per il negozio, perché se ti fanno un danno, giustamente poi te lo devono ripagare. Quindi non, sono pratiche, è come, che ne so, il raffreddente a liquido con tubino acrilico, in tanti posti non c'è. Perfetto. Non c'è tutta questa richiesta, capito? Alessandro Emiliano, Stefano ti ha detto il buon Pollina che c'ha il giorno libero. Ciao Francesco Sambucci. Poi Mr. Paul Black da Twitch ci chiede: ciao, posso domandarti una cosa? Ho un i7-4790K con una 980 MSI. Lo uso per il gaming. Ultimamente pensavo di cambiare la scheda grafica e per motivi di budget pensavo alla 1070 Ti. Secondo te ne vale la pena o risparmio per la 1080 Ti? Ho paura di eventuali colli di bottiglia con la GPU. Ma io non comprerei mai una scheda serie 1000, perché ormai è uscita la serie 2000. Ma magari non se la può permettere. No, perché la 1070 Ti costa come la 2060, ma la 2060 va meglio, quindi perché dovete comprare una cosa vecchia quando a un prezzo inferiore c'è quella nuova? Questo io certe volte non vi riesco a capire. C'ha ragione, Bob. Quindi Mr. Paul Black, eccoti la risposta. Poi, ciao, che case sconsigliate a un prezzo fra gli 80 e i 90 euro? Allora, fra gli 80 e i 90 euro, se non vuoi spendere tanto, cioè, se lo vuoi addressable, a me piace, tra gli ultimi che ho recensito, di quelli un po' più cheap, il Team Mask, c'è cioè la recensione sul canale, uscita domenica, o sempre di Hytec, che è carino, l'OptoX. Poi, se non ti interessa l'RGB, vuoi un case buono, bello, solido, ti consiglio o l'Antec P8, o se no, su quella cifra là trovi qualcosa anche di Cooler Master. Comunque, diciamo, quella è una fascia dove ci sono parecchi case validi. Diciamo che qualsiasi case prendi col vetro temperato, quindi diciamo recente come concezione, è un buon case. Quindi è difficile che vai a prendere qualcosa di non valido con quella cifra lì. Perfetto, ciao Overwolved, sì Stefano, il giorno libero, poi bel PC, complimenti, grazie Alessandro. Allora, sera a tutti, sera Ianna, e ringrazio anche Fabio di aver deciso di tenerci compagnia anche oggi a sorpresa. Certo, ve lo ringrazio, eccolo qua. Ora, neanche troppo a sorpresa, perché ultimamente il mercoledì sta diventando che quando Davide vuole ci abbiamo parecchio lavoro, quindi possiamo offrirvi un PC live, sta diventando, perché no? Certo. Poi, ciao Ettore, Dbux94 chiede info su una valutazione. Sì. Vuole sapere quanto viene valutata una GTX 960. Guarda, per le valutazioni ci devi scrivere due righe via mail, perché mi dovresti dire gentilmente se è ancora in garanzia o no, e ovviamente quella lì non lo è perché la scheda è datata. E niente, poi mi devi specificare se vuoi la permuta in denaro o se vuoi permutarla in acquisto sul nuovo. Ok, quindi se devi prendere un'altra scheda da noi, le due valutazioni sono diverse. Ovviamente in entrambi i casi, te lo dico per correttezza, per sfatare qualsiasi mito, la permuta che ti facciamo noi è comunque inferiore al valore di mercato che puoi realizzare vendendoti la scheda in modo autonomo. Perfetto.
Ciao Atomic, ci vediamo dopo. GR Technology, domani live assemblaggio come sempre. No, quello è il venerdì, domani è giovedì. Poi, Mr. Paul Black, grazie per la risposta. Era il ragazzo di prima. Guarderò la 2060, non rischio bottleneck quindi. 2060 rispetto a? Era il ragazzo che diceva che voleva prendere la 1070 e tu gli hai detto no, prendi la Ma non ho capito che 2060. processore hai, ma non ho Ah, capito sulla c'aveva scheda. i7 4790K. Secondo me, guarda, andrebbe provato a occhio con i7 2060, secondo me no, perché poi comunque c'è un processore che eventualmente ti consente pure di stiracchiarlo un pochettino, quindi di overclockarlo. Ok, ciao Fabix, poi di qua c'avevamo un ragazzo, Magic Creep, che mi chiedeva se gli rispondeva alla domanda, vado a ripescartela, ma non so dov'è, eccola qua. La scheda video che state montando, MSI RTX 2070, ha memorie Micron oppure Samsung? Grazie. Non te lo saprei dire questo, perché vengono utilizzate indifferentemente tutte e due, quindi su questa domanda non ti saprei rispondere, questo devi chiederlo a MSI direttamente, perché poi questa scheda, avendoci il backplate, neanche si può leggere. Ciao, e Joe intanto. Allora, e vai, arrivano le 1160 e le 1160 Ti. Che ne pensate? Fabio prima l'ha detto che ha dato un'occhiata oggi rapidamente, però ancora non si è fatto un'idea, giusto? Sì, esatto. Ok. Vorrei vedere prima dei benchmark, cioè devono prima uscire fisicamente e poi dopo ne possiamo parlare. Allora, c'è Dilemma che ha un feed sullo streaming. Vai. Dice: sarebbe carino se vedessimo quello che fai dietro al case. Sì, ma adesso io ve lo giro, adesso sto Adesso ve soltanto, lo stavo giro. avvitando l'hard disk, quindi diciamo quella ve l'ho risparmiata. Allora, X Baliano Streaming per le valutazioni, come abbiamo Adesso detto al facciamo ragazzo di così. prima, mandare l'email al sito. Così. 6700K è ancora valido per uso gaming? Sì, abbastanza quasi per tutto. Ok, andiamo di qua perché io devo alternare, ragazzi. Un po' YouTube, un po' Twitch, cerco di leggere un po' tutti, ma è molto difficile. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Se io vi faccio montare un PC, me lo spedite poi a Bergamo? Certo, la Sì. Perfetto. spedizione la possiamo fare, non c'è mai problema di questo. Ma questo è un PC di cui sono stati modificati alcuni pezzi, oppure la richiesta del PC era proprio quella? No, questo qui ci è stato dato un budget, delle specifiche, delle caratteristiche. Poi sì, il cliente ci ha messo alcuni paletti, tipo voglio la 2070, voglio il 97K, però diciamo il resto abbiamo, voglio una disca da 1 TB, però il resto l'abbiamo fatto, diciamo noi. Ok, grazie per i follow. Intanto Matteo Cava da Twitch ci chiede: è un buon alimentatore il Corsair VS650? Diciamo che ci sono alimentatori migliori con la nuova serie, l'hanno un po' migliorato. Però diciamo a poco di più prendi alimentatori migliori, secondo Ok, ciao Faber, ovvero Great Dosi, ciao e ciao Bucciardone, ben arrivato. Allora, una RTX 2060 può andare con un i5 6 me. No, che vuol dire? Un i5-6500 e 5 con una RTX 2060, cioè 2060. 2060. Sì, però stai, non ti dico strettino. Però su alcuni titoli, a seconda della risoluzione, lo puoi fare. Io sai che c'è, per accoppiare un i5 con la 2060, aspetterei sarebbe più bilanciato con la nuova generazione di i5 se si degnassero di fare un Esatto. 9.5 o simile a 9.4, insomma questi qua. Allora, poi tutto questo, Non ci pausa vorrei. domande perché come ci fanno notare giustamente X-Rise dice: ragazzi, 181 spettatori e solo 90 like. Prendete questo tasto like, infatti Giustamente premiamo chiudi. questo tasto like, ma soprattutto io mi chiedo, 181 spettatori e 58 siamo su Twitch? Perché non aprite anche di Odigi, per favore? Che devono aprire? Che devono Twitch? aprire Twitch? Ragazzi, Twitch ormai, vabbè, lo diciamo ogni volta. Diciamo che YouTube va bene tutto. Su Twitch comunque ci vedete con la stessa qualità, ma soprattutto su Twitch avete delle cose in più rispetto a YouTube. Tipo il giveaway che Tipo noi fanno solo giveaway, su Twitch. tipo accumulate punti visione, tipo diciamo che Per chi fa il sub c'ha tutte le cose in più del sub. a oggi il canale, ragazzi, la cosa che dovete capire è questa: il canale è su YouTube, quindi tutto ciò che riguarda l'informatica su YouTube c'è, lo troverete sempre per sempre. Abbiamo aggiunto dei contenuti che riguardano il gaming e riguardano anche noi al di fuori del negozio. Questi contenuti li trovate solo su Twitch, quindi
o ci seguite da tutte e due le parti, o ci seguite su Twitch. Per avere tutto è questo, insomma, a oggi la cosa. Anche perché andare a mettere il follow su Twitch non vi costa niente. Su Twitch l'unica cosa che perdete sono i video settimanali. Che ne so, se la domenica esce il video o se esce un video infrasettimanale, su Twitch non lo carichiamo. E quello esce su YouTube. E quello esce solo su YouTube. Allora, ciao Bitech. Ciao. Poi, vediamo. Che cosa mi sono perso? Vediamo di qua. Allora, ciao ragazzi, per un i7-9700K fra la Z390 Pro Carbon e la Ace c'è una grossa differenza o mi posso risparmiare quei 50 euro? Grazie. Allora, dipende che processore devi mettere. Che processore ha detto? 9700K. A meno che non lo vuoi percloccare proprio all'inverosimile, ti puoi prendere la Pro Carbon. Diciamo che con 9700K secondo me la Pro Carbon è la sua. Perfetto. Come si dice, fa scopa, no? Poi, come mai se lasci il PC acceso per qualche ora senza usarlo è notevolmente più lento rispetto all'accensione? Grazie, ciao Fabix. È strano questa cosa, non dovrebbe essere così. A meno che non hai qualcosa in background che alla lunga ti rallenta, tipo malware o roba del genere. Certo. Cioè, se parliamo di un PC appena formattato, pulito, non è normale. Poi, ben sera a voi, due domande. 1. È saggio aggiornare da 7.7K a 9.7K? 2. Avete disponibili in negozio H500M? Allora, alla prima domanda ti rispondo sì, cioè se puoi è un bel upgrade comunque. E per quanto riguarda invece l'H500M ti dico, c'è un problema in Europa, cioè i case sono finiti dappertutto, questo case mancherà per almeno altri 20 giorni. Non ce l'abbiamo noi, come non ce l'ha al momento nessun altro negozio italiano, e azzarderei neanche europeo. Se ti fai una ricerca vedi che quei pochi che te lo danno disponibile in realtà poi ti annullano l'ordine, perché il case è finito dappertutto. Quel master non li consegna da un sacco di tempo. Poi Cucciardone chiedeva se stasera stai su Dates, ma ovviamente la risposta è no. Mi farebbe piacere, no, però ci sto domani sera, Cucciardone, anche okay, perché dobbiamo lottare forte. Allora, domanda, ciao Zendal, ciao anche Toro e ciao Matrix, ora rispondo alla tua domanda. Intanto mi spiegate come mai tra Twitch e YouTube c'è un ritardo di qualche secondo e YouTube arriva dopo? Ma quello è il server quello di è YouTube. Esatto, il server di YouTube. Non è che lo decidiamo noi, questa cosa. Anche perché, non so se lo sai, ma su Twitch se tu vai nelle impostazioni del canale tu puoi mettere anche la zero latency. Ok, quindi se non sto streamando roba particolare... Sì, ti fa tipo in diretta, cioè proprio senza delay, mettiamola così. Intanto, una domanda che avevo visto da YouTube, mi sembra, rispondo io a questa domanda. Hanno chiesto, ma i PC li montate solamente in live o anche fuori live? No, montiamo pure fuori live, cioè... direi, per forza. Diciamo che 9 PC su 10 vengono assemblati fuori dalle live. Giusto, poi allora ringraziando Dio anche che con PC a settimana, calcolando che forniamo assemblaggio gratuito, non credo che andava lontano. Allora, aspetta, vediamo qualche domanda di YouTube. Ciao Wood, intanto allora qualche domanda di YouTube, qualche domanda di YouTube. Allora Ghibli riposta la domanda che non la trovo. Secondo voi la Inno 3D è una buona marca per gaming? No, non è una buona marca in genere, okay. È una marca considerata da me almeno, cioè fascia economica, per pari di altre marche. Questi case chiusi frontalmente non sono un po' bad per l'airflow? Sì, è vero, però ti dico che qui comunque c'hai possibilità di tre ventole davanti e sopra puoi montare il radiatore da 2,40 e guarda quanto spazio c'è, quindi in realtà sì, perdi qualcosina dal flow, però questi diciamo più buoni lateralmente sono comunque aperti. E il problema è l'estetica, se vuoi una linea pulita tipo NZXT o Antec su questi modelli qua, l'estetica pulita purtroppo si paga. Poi calcola che non è che cambiano 2-3 gradi. Abbiamo fatto record di Twitch, credo, perché abbiamo fatto record di Twitch, ragazzi. Allora, vedete che si può fare? Siamo 181. Riusciremo a fare 100 persone che vanno su Twitch? Questo è tipo un record, impossibile. Ma c'è, allora, se arriviamo a leggere Twitch a doppia cifra. Se arriviamo a fare Twitch a doppia cifra, tutti voi che ci state guardando adesso, facciamo questo record, dobbiamo arrivare a 100 su Twitch. Se ce la facciamo ci sentiamo soddisfatti e Fabio vi fa un sorriso in diretta.
Che è una cosa che non fa mai, cioè vedere Fabio sorridere è tipo un record. Quindi chi di voi ci sta seguendo? Saliamo a 100, Fede, te la dico subito. Saliamo a 100, se ce la fai a farci arrivare a 100, ti do un bacetto in live. Su dai ragazzi, non volete, mancano 20, no quanti sono? 22 viewer, ragazzi, andate, no, che 22? L'apro pure io, no, 68 vanno a 100, non so, scusa, hai mai detto il bacetto, mi sono emozionato. Mamma mia. Allora ragazzi, apro pure io, vi giuro, lo apro pure io al telefono, no, non dobbiamo barare. dobbiamo arrivare, non puoi barare, arriviamoci ragazzi, arriviamoci, aprite Twitch, vi prego, ok. Allora, intanto vi continuo a leggere. saluti dalla Sardegna, ciao Kirito. Buonasera, la MSI Z390 Tomahawk per i 5 9600K, va bene? Sì, potresti azzardare una Pro Carbon, secondo me. Perfetto, ciao Tiziano, intanto. Allora, che scheda video ci mettete su questo PC? La 2070 Gaming Z, che è praticamente una tra le più spinte tra le 2070. Perfetto. Poi abbiamo, secondo voi è un bel case il Cooler Master H500? Sì, è un bel case, appunto, l'ho detto che sono andati veramente sold out, non si trova più. Perfetto, poi c'è una ragione in particolare per la quale non hai ancora installato le RAM? Guarda, perché Stefano le mette sempre prima, e io questa cosa l'ho detta più di una volta. È forse l'unica cosa che non mi piace che fa Stefano quando assembla il PC, e forse è l'unica differenza tra me e lui, perché comunque la RAM in mezzo qua, mentre io devo collegare i cavetti, mettere le mani qui adesso per mettere il dissipatore, a me personalmente mi dà fastidio, anche perché le RAM queste sono belle alte, quindi perché mi devo trovare con sta papagna qua in mezzo? Secondo me io lo metto alla fine. Giusto. Alla fine vanno a scatto. Guarda. Giusto, giusto, giusto. Grazie intanto a tutti coloro che stanno aprendo adesso. Twitch. Vai ragazzi! Vai che ci stiamo arrivando, ne mancano 21. Non cominciare. Forza ragazzi, facciamo vedere a Fabio che Twitch può funzionare. Avanti, forza e coraggio. Siamo in 89, siamo 97. Aspetta, perché qui mi dico 97 qua mi scrivo. Aspetta, si deve aggiornare. Si deve aggiornare, però io voglio vedere, no, se lo vogliamo lì a schermo, dove devo leggerlo sull'overlay dello streaming. Che palle. Allora, bacio in diretta, ragazzi. Oh, dai un bacio alla pelata di Fabio. No, quello a 200. Dove si è fatto la feritina, gli do il bacetto, così guarisce. 97! 97, attenzione! Attenzione! Ragazzi, no. No, ci siamo, ci siamo, il bacetto sta arrivando, servono altri 3 di voi. Te lo dico, te lo do a fine live, non prima. Ti servono altri 3 perché di non voi, ragazzi, no, te lo do a 100. Fine live. Oh, non te lo do subito, te lo do a fine live. Vai. Allora, comunque comunque siete delle merde. No, io invece vi voglio bene a tutti quanti, vi voglio bene. Spacchiamo tutto, dai ragazzi. Allora, ho delle Trident Z 3000 MHz, c'è molto differenza con la 3002 in gaming. No, la 3000 e 3002 è quasi impercettibile. Perfetto, perfetto. Avanti ragazzi, se non fate il calo adesso, tutti voi di YouTube, servono altri 8 di voi che vanno su Twitch e aprono lo streaming e ci fanno arrivare a 100 viewer per il bacetto in diretta di Fabio. Cioè, questa cosa poi ve la clippate subito, ovviamente. Certo. Allora, poi Ma Stefano come monterebbe, così o così? Ma a me non mi frega di come monta Stefano. Io vado al gusto estetico mio. Così fa schifo. Bene, a quando la prossima live con la mamma di Fabio che cucina? A 300.000 iscritti. Sì, vabbè, ok. Allora, vai. Prontosi fix? Ecco, prontosi. Sì. Sto in live, telefono. Ce dobbiamo risentire. Adesso che al telefono andate ad aprire Twitch. Vai, che invitate tutti, invitate tu, aprite triple account, chiamate vostro fratello nell'altra stanza, ditegli, oh guarda che Fabio gli dà il bacetto a Ianna, andiamo, cioè... No, adesso arriva. No, lo devo vedere in sovrimpressione. Adesso noi aspettiamo che esce scritto e preparati. Perché lì c'è scritto 101, Twitch aggiorna il counter, Twitch, aggiorna il counter, perché io non ci credo. Ma se io chiudo la live adesso io non ci credo, 95, quando lì c'è scritto 95, devo aspettare che esce scritto il triplo numero, ragazzi. 95 non è 100. Mi sto sentendo male, attenzione,
Questo è un bello smacco che gli diamo a Fabio. Attenzione. Eccolo, lasciamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Si può fare. Lo vedete che si può fare? Lo vedete che si può fare? Che possiamo portare avanti Twitch come YouTube? Si può fare, ragazzi. Si può fare. Grazie, grazie mille per il vostro supporto. Non veramente. Lo dovete. Allora, vi spiego una cosa: quando lui vi dice di fare qualcosa, non è che voi dovete farlo necessariamente. No, invece lo dovete fare perché è anche interesse tuo. Bello. Sì, ma tanto quelli che stanno là si sono. Non è che si sono sposti, sono sempre gli stessi, non è che si sono aumentati. Lo so, però ecco. Adesso, ragazzi, manteniamoci così. Tanto Fabio mo il bacetto lo deve dare per forza. Preparatevi con le clip, ovviamente. E io vado a leggere le vostre domande. Allora. Domanda, ho notato che stai montando un Antec K240, mi sai dire cosa cambia fra questo Aio o anche un Master Liquid Light rispetto a uno di fascia più alta tipo Corsair Hydro H100? L'H100 secondo me è un buon distillatore di fascia più alta, però ti dico su quella cifra trovi di meglio, chiarito questo? Comunque... sì, va bene, però la serie vecchia non ci è piaciuta tanto perché alla lunga abbiamo avuto problemi su diversi PC su cui li avevamo montati con le pompe. È vero che dopo 2 anni non si dovrebbe rompere, però abbiamo notato che sono un po' meno affidabili degli altri su quella fascia, quindi andiamo su Antec. Ma Antec o anche Cooler Master, indifferentemente, però non è corretto paragonare questo, che è un raffreddamento a liquido serie, diciamo, economica, con uno di fascia più alta. Adesso manda la foto a Stefano. Adesso mando la foto a Stefano, ragazzi, e gli chiedo un commento in presa diretta. Posso farlo? Eh certo, devo mandare il così lo faccio vedere a tutti. Ma non lo disturbare, è il suo giorno. Ma che sta buono, quello starà nerdato. Allora. Quello starà nel dai, che tu vuoi? Vabbè, lasciamo. No, dai. Eccolo qua, ragazzi. Sto mandando la foto dei 100 viewer a Stefano, così lui risponderà in diretta. Certo, che se ci fa ammazzare i lavori. Dai. Senti, allora, per favore, hai visto che abbiamo fatto 100 viewer rotti su Twitch? Vuoi gentilmente mandare un audio a tutti quelli che sono connessi adesso, ringraziandoli di questo traguardo? Grazie. Ecco, sta sentendo adesso, ragazzi, sta sentendo in diretta Stefano. Stefano, vedi che t'ho detto? L'ho sentito. Ecco. Ma può essere pure che ti stava guardando, che ne sai? Può essere. Adesso siete pronti alla risposta di Stefano? Allora, nel frattempo, avete mai avuto problemi nello spedire PC? Problemi nello spedire il PC? No, nello spedire no, alcune volte, ma ti parlo una volta su 100, il PC può, non ti dico andare perso perché non c'è mai successo, può arrivare abbozzato perché spesso i corrieri sono dei maledetti infami, però noi spediamo tutti i pacchi con spedizione assicurata proprio per questo, perché poi se succede una cosa del genere, noi ci, e ovviamente il cliente al momento dell'arrivo ha visto, diciamo, la marcatura sul pacco, a meno che non prendi i pacchi a occhi chiusi. Noi ci rifacciamo sul corriere, nel frattempo ovviamente ripariamo il computer al cliente a costo zero. Questo ci è successo nell'arco di 15 anni un paio di volte, calcolando che spediamo dai 2 ai 3 PC, dai 2 ai 4 PC a settimana, è una bella media, insomma. Però spediamo comunque tutto con assicurata, proprio perché non succede, ma se succede non deve succedere. Esatto. Tra quanto parlerete della 2080 Lighting Z? È appena uscirà secondo me, però di fatto ancora non c'è, cioè non è una scheda che si trova in giro, quindi fino a quel momento rimane una cosa un po' di nicchia. Allora, Matrix sta scrivendo questa domanda da 30 volte, Corello, adesso gliela leggo. Allora, secondo voi è normale una 1070 su Cinebench? Cinebench. Ok, faccia meno score di una 970, meglio formattare o provo tipo... 970 contro 1070. No, non è possibile. Non è possibile, Matrix. Non è possibile. Ok, intanto, ragazzi, è arrivata la risposta di Stefano. Dove la posso fare sentire? Dove si fai play e vai vicino al microfono. Qual è il microfono? Questo. Quello che c'è sopra. Ok, vai. Allora, ragazzi, siete pronti? La sento in diretta con voi, la risposta di Stefano. Allora, non è che tutte le volte famo 3 spettatori in più perché ci stai te, io sto a casa, è il mio giorno di riposo e sto facendo altre cose, devo starti grazie perché abbiamo fatto 4 spettatori in più, cioè io non lo so, quando ne faremo 1000 allora è in discorso, ma non stiamo a fare 80 o 100, cioè è spiccia come robetta, capito?
Cioè, il grazie devo di meritare, se no le faccio. Ogni volta che c'è uno spettatore in più, te devo di grazie. Bisogna incrementare di più le viewers. Quindi bisogna arrivare a 250 spettatori su Twitch e lì ti dico grazie. E dai, su, fino a c'è il limite a tutto. Andiamo. Ecco, avete Si è sentito pure la risposta? sconciato, Si è eh? arrabbiato perché l'abbiamo fatti senza di lui, secondo Secondo me è me. stata Ci è figata. rimasto un po' male. Ci è rimasto un po' male, buon Stefano. Va bene, va bene, va bene. Allora, vediamo qualche altra domanda. Intanto io sto avvitando il K240 con Avvita, le 8 viti. avvita. Avvita, avvita, avvita. Allora, quanto ci metterebbe ad arrivare una K-Racing dal vostro sito? Ma guarda, se ce l'abbiamo, allora ti spiego, la K Racing a oggi c'è un problema, quelle che vedi le vedi ordinabili perché la K Racing ha deciso dal 2019 di vendere praticamente solo alla grande distribuzione, quindi solo ai media world e simili. Quindi praticamente noi a oggi non possiamo più comprarle. Certo. Questa è una brutta cosa, quindi stiamo cercando un fornitore alternativo. Tipo di X-Laser, stiamo vedendo se riusciamo a rimanere in contatto. Nel frattempo siamo senza poltrone di fascia alta. Strano davvero. Ok, i like su YouTube devono arrivare assolutamente. Mi raccomando, vai col like di YouTube. C'è Luca Civita, saluta Luca Civita che dice: chiedi a Ciao Fabio Luca. se ti fa scendere il PC. Certo, che mo fa E scendere. certo. Poi. Prossime domande. Allora, mi consigliate una RTX 2060 MSI Ventus overclockata? Sì, guarda, ti do una dritta, a brevissimo esce la 2060, se vuoi spendere quei 20, 30, 40 euro in più, a seconda, non si sa ancora il prezzo esatto, esce la versione gaming. Ok. Poi, ma se installo Days, posso giocare con voi, Fabio? Guarda, se installi Days puoi giocare sul nostro server, quindi puoi stare nello stesso server dove siamo anche noi, quindi sì, tecnicamente sì, poi noi ovviamente abbiamo un gruppo, diciamo, per conto nostro, ma interagiamo con le altre persone all'interno della stessa mappa, il nostro server è gratuito, quindi sì, Perché per me no? installalo, perché no? Allora, poi mi mandate la vostra email dove potermi fare il preventivo? Guarda, la vedi È qua sopra. qua sopra, eccola là, info@easyfix.it. Poi, cosa ne pensate del gioco PC Building Simulator? Lo avete provato? No, Non mai l'ho provato, l'ho provato. visto e secondo me non c'è niente di vero. E Cioè, è grazie. fatto. Secondo me è fatto anche malino, se ti posso dire. Grazie Metal Master per il sub, grazie mille per i 2 mesi consecutivi, grazie mille, gentilissimo. Io non vedo cosa stanno vedendo loro, c'è il tuo capoccione Ho capito. pieno dei Sai, capelli. ok, sei invidioso, eh? Sì. Bello, bello, vabbè, dai, prima o poi ti regalo per Natale. Vabbè, comunque, ci può essere bottleneck con un Ryzen 5 2600 e una RTX 2060? A occhio no, a occhio, poi andrebbe provato. Ok, curiosità, ma la Z390 Gaming Plus non è sottodimensionata per l'i7-97K? No, questo se tu non vuoi farci un overclock spintissimo va più che bene come scheda. Poi calcola la Gaming Plus in realtà è una scheda di fascia media per il chipset 0390, ma più che altro perde dal punto di vista delle luci e poco altro in realtà. Quindi diciamo che è il minimo giusto per un 97K, se non hai smanie di overclock particolari, poi. Allora, rispondo ad Ami che aveva scritto una domanda prima. Intanto, ciao 89 da fa, ma come vai quando provo a fare il backup di Windows? Mi si blocca alla fine dandomi un errore con tipo 08, eccetera, eccetera. È molto strano. Allora, a parte noi, vabbè, non facciamo mai backup di Windows perché non è una cosa che ci piace fare, quindi su questo non sono ferrato appunto da darti un consiglio. Però Ok. cerca quell'errore, se ti dà un codice che inizia con 0, è uno stop code, diciamo, quindi puoi cercarlo su Google per vedere se è in relazione, che ne so, a qualcosa tipo la memoria o cose del genere. Perfetto. Allora, ciao Dario, intanto che dice salve ragazzi, non ho visto oggi la live, la vedrò dopo, comunque davanti un altro c'hai morta. Davanti a un altro c'è sempre è morta. capito, vogliamo salutare i morta, la salutiamo, ciao Tanto non Antonio. credo che guarderà Vabbè, la live. però noi la salutiamo lo stesso, fai l'educato, saluta, no? Ma certo che la saluto, ma ecco, passa spesso qui. Pensa, ci aveva scritto 2 settimane fa, noi stavamo in live.
Devo aspettare il treno. Senti che roba. Dice, devo aspettare il treno. Ma posso passare al Tesla mentre aspetto? Io non gli ho risposto. Lei mica c'è andata. Io a fine live ho detto che modo devi chiedere. Sta bene. Pensa quanto è durata qua, ragazzi. Certo. Poi. Fabio, perché non trattate Fractal Design come case? Perché Fractal non c'ha un distributore a oggi che acquista, diciamo, la lineup. I Fractal che trovi sono purtroppo case che vengono dalla distribuzione tedesca e questo è un peccato. Il problema è che andrebbe trattato bene. Io mi rendo conto che in Italia Fractal ci è arrivato più di una volta. Però tutti i distributori che ce l'hanno avuto poi a una certa hanno messo i case tipo in liquidazione, tipo svuotiamo tutto, hanno smesso di venderli, secondo me perché non è un marchio che è abbastanza famoso al punto da essere venduto nella grande distribuzione e quindi non si vende abbastanza e di conseguenza non viene trattato. Ok, grazie a Neumann intanto per il sub, grazie mille per i 2 mesi consecutivi e benvenuto anche a te, anzi bentornato. Quanti PC? Aspetta, no, c'era un ragazzo che schedeva qualcosa di là. Allora, leggete please, per streamare è buono il PC che state facendo? Certo, con questo streaming veramente quello che ti pare. Ok. Anche in full HD. In full HD, ok. Quanti PC monti alla settimana, buon Fabio? Io fisicamente, grasso del cola, se ne faccio 2-3 al mese, perché questa cosa è comunque la fa Stefano, a meno che non ci sono giornate particolari tipo questa e ce ne abbiamo 4. E quindi devo togliergli almeno uno, sennò quando arriva domani non riesci a farli tutti e dopo va in crisi, poi si attappa al laboratorio e poi succede in casino. Esatto. Allora, fate impianti a liquido? Sì, sì, certo. Facciamo, ci pensa anche buon Stefano, che è lui l'esperto degli impianti a liquido. Esatto, di certo, non io. Di certo, non Fabio. Comunque, Ianna, complimenti per le tue live, mi diverto tantissimo, grazie mille. Sì, tu c'è solo quello che te pare. Allora, no, no, avanti, no. Diciamo che abbiamo praticamente terminato, mi sono rimasti solo i pulsanti di accensione, dopodiché lo giro e passo al cablaggio qui nel back. Ok, vado avanti con le domande. Allora, ma 2000 euro per un case Antec P110, un PCU Antec 650 watt dalle dubbie qualità? Falco 75 docet e poi un 9700K con la 2070. Perché? Mi sa che stai sbagliando perché l'Antec EAG è stato recensito, se non sbaglio, proprio da Falco come uno dei migliori alimentatori in circolazione, che tra l'altro è base Seasonic, quindi o sei male informato o sei semplicemente uno che spara a zero o uno che semplicemente non sa quello di cui parla. E Fabio, come al solito, ci va giù pesante. Ci vado giù. Se mi stussi, ci vado giù, cioè. Certo. Cioè, se finché dite cose vere, ok. Se sparate le cazzate, io mi dispiace. Non ci sto. Non ci sta, Fabio, vabbè. Ma il montaggio quanto costa? Da noi costa 0 euro se acquisti da noi componenti. Perfetto. Poi, ragazzi, avete da consigliarmi qualche mob B450 sui 100-135 euro? B450 Gaming Plus, a occhio ce la dovresti fare, sempre MSI, se spendi qualcosa in più forse la Pro Carbon pure, se la trovi, perché quella è una scheda che ne hanno prodotte veramente poche. Ok, non sarebbe stato più comodo montare prima la RAM? No, questa cosa l'ho detta già prima, esatto. La RAM sta in mezzo fino all'ultimo, dà fastidio fino all'ultimo, quindi personalmente io preferisco montarla alla fine. Scusate ragazzi, pensate che sia valida la nuova 2080 Ti Matrix di Asus e soprattutto posso abbinarla ad un 6700K o andrebbe ad abbassarne le prestazioni generali? Gioco a 3440x1440. Non ho capito, dimmi i componenti. La 2080 Ti Matrix di Asus abbinata a un 6700K per giocare a 3440x1440. Il 6700K a oggi su quelle risoluzioni cominci a fare fatica, Okay. Poi, cambiare ventole come ha fatto Stefano influisce veramente così tanto nelle temperature? Le ventole Noctua sono troppo, non saprei quale scegliere. Quali consigli mi dai? No, Stefano, le temperature le ha cambiate non solo per quella questione lì, ma anche per altre cose che poi ti dovrebbe spiegare direttamente lui, perché diciamo la lavorazione l'ha fatta lui. Semplicemente con una ventola buona riesci a spostare nella migliore delle condizioni la stessa quantità di aria con un rumore minore. Questo è quello che riesce a fare. Perfetto. O comunque a spostare più aria con lo stesso rumore. Quanto costano le spedizioni? Spedizione costa 9 euro forfettaria su tutto. Ok. No, scusa, 12 euro forfettaria su tutto.
Allora, ciao, la stessa mob con i5-9600K e 97 Evo. È normale un boot di Windows 10 Pro in 20 secondi? Mi dicono che dovrebbe essere più veloce. Dovrebbe essere più veloce, poi bisogna vedere in avvio quante cose c'hai. Quindi la cavolata che ho fatto non mi sono messo prima. Intanto Wargamer ti fa la domanda della vita. Fabio, è meglio Intel o AMD? Vabbè, qui ci potrei scrivere un libro. Prima o poi lo farà. Ho fatto una cavolata, non ho... Mi dai un attimo il telefono mio? Mi sono scordato di collegarmi, questa cosa purtroppo succede. Ha risposto il ragazzo di prima. Mi sono scordato di collegarmi. Un attimo, mi sono scordato di collegarmi la presetta SATA che mi serve. Quindi attenzione, guardate che opera di fino. E vabbè, che opera di fino, lo vedo il buco, scusa, eh. Se vedo il buco mi ci infilo, tac. Benissimo. Allora, il ragazzo di prima che ti aveva fatto la critica ha risposto sì, dicendo: ma in realtà Falco 75 non ha mai parlato bene di alimentatori come Vulcan o Altec. Ma come V? Vulcan o Altec. Vabbè, ma scusa, io non so tu chi sei, io ma con tutto il rispetto, che tu mi dici Vulcan o Antec. Antec li fa Sonic. Se tu mi paragoni Vulcan Antec, è come io ti dico la stessa frase. Pippo non ha mai parlato bene di macchine quali BMW o Dacia. Ma che cavolo di paragone è? C'è Antec, ragazzi, è un produttore di fascia alta. No, mi fa incazzare. È un produttore di fascia alta. È un produttore di fascia alta. Se non ma basta che guardi i prezzi delle cose che produce. Gli alimentatori glieli fa Sonic per il 90% della gamma. Sonic oggi è il maggior produttore e quello che ha gli stabilimenti che produce gli alimentatori di qualità maggiore. Quindi sì, Antec sì, uguale Sonic. Sì. Quindi Antec uguale qualità. No, ma no, non serve che te lo spieghi. Allora, poi adesso si è calmato. Allora, ciao Pivox, è ritornato il Pivox. Saluta il Pivox. Ciao Pivox. Ciao Pivox. Ecco, allora, poi mi conviene scegliere un dissipatore ad aria o optare per... No, pure questa. Optare per uno liquido. No, è davvero faccio, tanta la differenza. Ma c'è ancora gente che nel... No, ma mo stanno a far posta perché sono basta, basta. C'è ancora gente nel 2019 che dissipa ad aria? Basta. Esiste ancora? Basta. Allora, è semimodulare questo alimentatore? È cosiddetto semimodulare, sì. Ok, dove sta Vivox? Sta in chat su YouTube. Stanno a farmi anche come al solito Bucciardi. Poi c'è Eddie, grande Eddie, ciao Eddie. Malantec Dark Avenger 601. Non conosco, che cos'è? Case? Può essere. Eddie, dici cos'è. Allora, qual è la migliore scheda MSI per il 999K o il 99 normale? Per il 999K? Sì. È la Zena 390 Godlike. Lo sai che faccio? Io facciamo una cosa seria. Qua c'ho un Molex, un SATA solo lì e un SATA qua. Io sai che faccio? Faccio tutto con uno. Senti che ti ho detto, risparmiamo, facciamo come Stefano, andiamo a risparmio sulla quantità di cavi, intanto ce la dovrei fare. Allora, intanto poi abbiamo Eddie che conferma che è un case. Non lo conosco, okay. Forse deve uscire o è talmente vecchio, non lo so, che l'hanno tolto da giro. Poverino, ragazzo, la domanda era cosa va liquido ad aria, ha risposto scusa alla domanda, ma chiedi scusa. No, è che mi hanno fatto arrabbiare quella cosa da rientrare prima, non ce l'avevo con te. Diciamo, è la domanda successiva e me la sono presa con te, ma dai, lo sapete che in realtà io sono un tenerone. Ma non mi dovete far arrabbiare. Sì, tenerone. Vabbè. Davide, quando non mi fai arrabbiare, come sono con te? Gentilissimo. Ciao Cresi, grazie che sei abbonato per 3 mesi consecutivi. Che chiede? Devo fare un PC. Lo consigliate misto Asus Corsair Gigabit? Non so se Crezi mi conosce. Adesso dico questo. Crezi mi conosce abbastanza per poterti dire io che mi sta trollando, quindi non gli risponderò. Okay. Ok, poi attenzione, risponde il ragazzo di prima dicendo: se volevi farmi veramente arrabbiare dovevi dire altri marchi, tipo faccio un misto Thermaltake, Sharkoon e Gigabyte. Ok, allora sta rispondendo il ragazzo di prima che dice due cose. Allora, la dissipazione ad aria costa meno, ha prestazioni per la maggior parte migliore e non ha bisogno di grossa assistenza. Perché su questo canale si è così nazi, fermo? Poi l'altra parte è... No, fammi rispondere! Non è finito! Ma il leggiamo posto, tutto, leggiamo tutto, poi rispondiamo a tutto. E poi dice: io leggo e guardo pure i suoi video e la maggior parte di quegli alimentatori sono sempre stati sconsigliati. Non è l'alimentatore in sé, ma uniti a 97K più 2070 lo trovo un po' meh. Adesso puoi rispondere con calma. Allora,
Innanzitutto, prima mi hai blastato questo senza neanche sapere chi lo produce, e adesso mi dici alcuni alimentatori è vago. Ti ripeto, l'80% di quelli che trattiamo noi, l'80%, apri bene orecchi, Ma lui deve 80% di dire. quelli che abbiamo a listino li produce Seasonic. Già te l'ho detto prima, Seasonic, bla 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 bla. Gli altri alimentatori che non sono prodotti da Seasonic, che sono una fascia di prezzo più bassa, li trattiamo volutamente perché c'è gente che se arriva e ti dice mi fai un PC da 300 euro, non ne posso spendere 60 per un alimentatore. Chiarito questo? Questo alimentatore, vatti a vedere le prove, è uno dei migliori alimentatori esistenti in commercio, specialmente rapporto qualità-prezzo. Non lo dico io, lo dicono le testate. Apri Google e scrivi Antec AG650 review. Leggi, se sai l'inglese, leggi e poi dopo mi dici. Vabbè, allora, Poi qual detto. era l'altro? No, aspetta, che mica ho finito. No, Qual era l'altro? andiamo, ringraziamo Bucciardi che ci ha dato 5 euro. Dice: offre un Big Mac allo Ianna. Ah, Grazie dici mille. adorare, rileggimi un po', No, punto 1, ciao. vai, no, 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 vai, vai, Ma vai, che devo abbiamo rispondere. anche altre Ed è persone. fammi divertire, Ciao no? Maddalena. Allora, 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 diceva. punto 1, sono meno costosi, vero? Fino a un tot, perché tutti quelli sopra i 35 euro a oggi non hanno ragione di esistere, perché pesano una tonnellata, costano un botto e non ti fanno mettere le mani nel case. Oltre al fatto che ti dirò che non è una leggenda metropolitana, che i distillatori grandi piegano le schede madri. Comunque, l'abbiamo dimostrato più di una volta. Poi, punto 2, qual era? Finisci? No, era, mo, leggi. L'alimentatore non è l'alimentatore in sé, ma unito a quel 9700K No, più no, quello, 2070. non me ne frega di quello. Quello del distillatore aria, quello che stavo a leggere. Ah, Distillatore aria. del coso Sì, qua. che erano 3 punti. Punto No, la 1, e ho distillazione d'aria risposto. costa meno, ha prestazioni per Sì. la maggior parte migliori e non ha Punto, bisogno di no, grossa non ha dis no, assistenza. non ha dis no, perché un distillatore ad aria tipo un Noctua a oggi ha le prestazioni come un Oliwanda 240, e ci sono Oliwanda 240 che vanno meglio del Noctua e costano di meno. Non piegano le schede madri, non sono grossi, non pesano 60 kg. Poi la terza? Non richiede grossa assistenza. Non richiede grossa assistenza, perché questi hanno manutenzione, questi dopo 8-9 anni li butti. Questa è l'assistenza che c'hanno. Ok, poi ci sono. Ah no, siccome vorrei giocare in 4K a 144 Hz, è meglio puntare al 99K o al Pentium 2? Rispondi tu a questa. Queste sono domande per far arrabbiare Fabio, vabbè. Ci sono troppi modelli di ventole Noctua, ne consigli qualcuna in particolare? Non mi interessa l'aspetto grafico. F12 PVM se la devi montare su un dissipatore. S12 PVM normale a seconda se la devi montare nel case. Poi, Stesse versioni esistono anche da 14. ma la pompa per dissipazione a liquido custom si deve alimentare direttamente all'alimentatore o alla scheda madre? Dipende dai modelli. Questo si alimenta direttamente con la presa SATA. A un i5 di ultima generazione posso abbinare una 1060 3 giga? Direi di sì. Di ultima Certo, lo puoi generazione. fare, non è che lo spendi a bestia, però notare poi la cura che mettono il cable management in confronto a quella che ci mette Sì, esterno. va Questa bene, cosa mo vorrei farla comincia, va notare. bene, ok. Allora, poi Iannè, si può dire di che segno è Fabio? Del cancro. Sono del 30 È giugno del cancro, 85, ok, ragazzi. ragazzi. Fabio del cancro. Legata alla famiglia, com'è? Legata alla famiglia, abitudinario, eccetera, eccetera. Esatto. Fabio, ho un backplate con del plexiglass per la mia 1060. Dici di mettere dei pad termici o posso solo appoggiarlo senza niente? Ma se ha bisogno di pad termici, sicuramente te li darebbero, cioè, se avesse bisogno di pad termici, te li darebbero nella confezione. Se non ci sono, vuol dire che puoi semplicemente appoggiare. Ciao Gerardo, grande. Poi vediamo altre domande. Ragazzi, posso resettare completamente un SSD M2 dal BIOS? Alcuni BIOS hanno questa funzione, poi comunque lo puoi anche fare tramite, cioè resettare completamente. Se devi fare l'erase completo, lo fai tramite software. Se no, se devi semplicemente formattarlo prima di installarci Windows, lo puoi fare direttamente dalla chiavetta di Windows stesso quando arrivi al momento della scelta dei dischi. Ok, come è andata con l'NZXT H200i? Bene, io ce l'ho a casa. È un bel case, rapporto qualità-prezzo non è elevatissimo perché comunque il case costa.
Ecco, questo è un cable management, secondo me, fatto come si deve, non con facciamo quelli che fa vedere, Stefano. Ma è pulito, non mi puoi di credo nulla. Poi, Stefano mi fa così. Allora, quando potete fare una comparazione fra SSD 970 Evo Plus e Western Digital Black SN 750? Con 750 no, l'ho fatta con il col 500. C'è un mio video, se vai sul canale, tra l'altro è anche uno dei più visti. Poi che altro ti devo dire? Sta uscendo il nuovo SSD della Western Digital che sostituirà la linea Black, e ce ne hanno mandato uno per essere recensito, cosa che farò sicuramente. Ma che fine ha fatto il video sul Super PC con raffreddamento a liquido? Il video è finito, il PC è stato consegnato da tempo, deve uscire, il problema è che lo devo montare e ci sono state fino adesso sempre cose più urgenti da fare, quindi non è ancora uscito, ma uscirà. Ok. Poi, con un i5 di ultima generazione, una 1060, ci posso arrivare a un budget di 1000 euro? i5 di ultima generazione è una 1600, con 9600K ce la fai, non ti viene un PC, non ti dico bilanciatissimo, però sì, ce la puoi fare. Allora, poi, Gere Technology vedi, vedi dice... perché adesso, no, ho finito, no? Vedi, adesso, che mi costa mettere le memorie adesso, senza avercele in mezzo che non ti fanno vedere, le metto adesso, ecco. Allora, Fabio, ho fatto una build con Ryzen 5 2006X, R590 Sapphire, B450 Horus Pro Gigabyte, Shark Un TG5 RGB, alimentatore VGA 500 watt. Cosa ne pensi? Allora, non ti rispondo perché l'hai fatta apposta, dillo, l'hai fatta apposta. Dire che l'ha fatta proprio. Fabio, come va la testata? Che è Luca? La testata sto tornando in me, diciamo che sto progredendo. Okay. Ah, poi c'è una cosa fondamentale, con queste schede, anche quella 2060, non so se lo sapete, chi di voi la sta per comprare, valutate anche dove la comprate, perché se la comprate da uno store ufficiale Nvidia, tra cui ovviamente noi, ma non solo noi, con queste schede vi viene regalato 2060 e 2070, vi viene dato un codice per di Battlefield 5 o Anthem, quindi a scelta, che se dici se non mi piace Battlefield, maybe o Anthem, che tra parentesi lo porteremo in streaming su Twitch non appena esce, lo giochiamo io e Stefano e pure Fabio, se prima o poi lo buttiamo dentro, dai, lo giochi Anthem insieme a noi. No, Anthem è proprio un gioco MMORPG, ma qua non ci vedi. Non è MMORPG, però fa niente, va bene. No, che cos'è? Qualificamelo. Non è un MMORPG, è uno shooter RPG in terza persona, cioè con elementi shooter misti. RPG con elementi, sì, misti. Tipo Destiny in terza persona. Bella cagata. Non è un MMORPG. Infatti Destiny ha avuto successo, l'hanno messo gratis dopo 2 settimane. Sì, dopo 2 settimane, vabbè. Comunque, dimmi se Destiny ha avuto successo. Rispondi, sii onesto. Sì, è un gioco dopo l'espansione successo. Si è rialzato, però. Perché l'hanno messo gratis, risciotto. Dai, perché quando un gioco lo metti gratis, no, la gente ci gioca veramente. Sì, però tu metti il gioco gratis. L'espansione la paghi quanto è il gioco. Ma non è obbligatorio l'espansione. Se tu mi metti il gioco gratis, fai uscire un'espansione a pagamento. E poi mi dici che il gioco è cresciuto. Grazie al cavolo. Pure PUBG raddoppia l'utenza, okay. Se lo mettono gratis. Va bene. Allora, poi Fabio, mi dici la tua sulle 2060, cosa ne pensi? Oppure se hai fatto qualche test di prova? La 2060 è una schedona, cioè confermo quello che hanno detto la maggior parte dei miei colleghi, non tutti perché alcuni non ci vedono bene secondo me. È una schedona, cioè raga, va poco meno della 2070, quindi che vi dico? È una schedona. Bene. Poi, allora, ragazzi, giocherete senti a Resident Evil 2? Slot, senti. Ah. Scusa, era una cosa mia. Vabbè, giocherete a Resident Evil 2? Rispondi tu a questo. No, rispondi tu. No, domanda, rispondi tu. La domanda è su Twitch, quindi risponderai tu. Gioca Fabio, perché se l'hai comprato dopo che gli ho fatto una capoccia tanta, perché lui è quello, l'estimatore dei Resident Evil da una vita e poi non costretto. Si compra quelli. Va bene. Ciao Giovanni. Ma io c'ho da fattezza, la gente mi segue su Dez, dai. Dai, vabbè. Dai, va. Allora, Mortis Priest dice lo volete un follow? Ma se ce lo dai. Se ce lo dai non ci dà fastidio, grazie. Poi, allora.
Sono il ragazzo della domanda sul reset dell'SSD M2 e devo fare l'erase, devo regalarlo e non vorrei lasciare nessun dato. Che programma dovrei Ma guarda, se è un Samsung, usa Samsung Magician, che è il software suo proprietario. Ogni SSD ha Se un non lo è. software suo. Se non lo è, ogni SSD ha un suo software proprietario. Cioè, se no fai un qualsiasi software free per fare il secure erase, va bene. Comunque GR Technology confermava che non ha nulla del genere, quel PC era solo per farti Sì, lo so, ma lo ridere. sapevo, Vabbè, perché si era era capito, troppo per chi conosce telefonato. Fabio si era capito. Intanto, grande Giovanni, un salutone e bene. Questa è veramente scomoda da mettere sta cosa, perché questa mo c'ha la placchetta che non si tiene. Mi metti in divino qua. Vedi? Metti in divino. Stefano non l'avrebbe mai chiesto. No, perché si muovono, capito? Ok, tiè, che devo. No, sì, sta buono. Metti in divino qua al centro. Qua, dove Qua, c'è? Ok, qua, così, così. fermo così, non ti muovere. Dimmi te come stanno Mo' messi. però io non ci passo. Grazie. E quindi? Quindi c'è la mia mano, E quindi lascia. Lascia, dai, ci penso io, dai. Dai, eh. lascia. La Fermo. fermo. Cioè, dai, su, ma Stefano non ha mai fatto cose del No, perché ti genere. spiego, questo case è fatto in modo minimale, non ha la struttura laterale, quindi è una combo perché questo va messo sopra gli slot. Gli slot, se non ci sono le viti, non si reggono. Quindi finché non unisci tutto a pacchetto, purtroppo sono mobili. Hai capito qual è il problema? E Potremmo stare questo. qua un'altra mezz'oretta. Vabbè, ma No, che c'è fretta dico per te. A tanto te ti diverti, va a te? Ma sai bene. che faccio? Mo' te faccio vedere che tu in queste situazioni poi devi usare l'ingegno. Allora, Guarda, guarda come lo frego io. queste frasi senza video sono degne di un film porno. Non ho capito. Action RPG, ma sì. Vabbè, ciao Toro, intanto, ciao, buona serata. Allora, Niccolò Daniele ci dice che Thermaltake e NZXT sono due marchi cancri. NZXT no, Thermaltake a seconda del prodotto. Anche NZXT secondo me è parecchio sovravvalutato e te lo dico da possessore, eh. Gianna che mette le mani in un PC, esatto, succede anche questo. Poi, non sono un po' strozzati i dubbi così? No, 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 sono fatti apposta. Ho Sono fatti apposta. Poi, fatto la cosiddetta cappella. beh, visto che Fabio è un amante del marchio, c'è una domanda apposta per lui. Cosa ne pensi del Thermaltake View 71 GT RGB? Che è uscito già vecchio Bene. come concezione. Ah, era Diciamo di che Virginia ultimamente, allora, Thermaltake è un marchio che negli anni ha saputo innovare, e questo va detto, specialmente nei primi anni 2000, era il marchio di riferimento. Si è inventato tante cose che vengono utilizzate ancora oggi. Ti posso dire però che nel passato, cioè col passare degli anni, avranno, non so, sicuramente cambiato qualcosa all'interno. Non ha mantenuto né lo stesso appeal, né la stessa qualità costruttiva, né la stessa capacità di innovare che aveva invece dimostrato negli anni precedenti. Solo questo dico. Perfetto, sto chiedendo a Stefano intanto in diretta se questa sera ha intenzione di fare streaming, perché se Stefano ha intenzione di fare streaming questa sera, insomma, ve lo notifico prima. Comunque, buonasera Sergio Pucci, buonasera amico gamer che chiede cosa ne pensate della 1060 e 1660 e 1660 Ti, l'abbiamo detto prima, Fabio le ha viste ma non ha avuto Mi modo di dici per informarsi favore bene. l'ora? Guarda, L'ora? Sono intanto le vedi quanto sono 19:22. intelligente. Con lo scotch e carta mi sono tenuti fermi. Ecco qua, adesso Bravo, passo. sono le 19:22. Ok, ci siamo. Poi, Rorschach, buonasera, mi sono appena collegato, vi sto seguendo sia su Twitch che su YouTube. Bravissimo, perché è così che bisogna fare. Poi, stasera me lo sparate l'ultimo raid di WoW? Magari vorrei farlo, vorrei farlo. Potrei pensarci in caso, potrebbe essere. Poi, vediamo altre domande. Da sdraiato sarebbe più facile, forse intendeva montare la cosa, insomma, la staffa che Sì, stai montando. impossibile. Ok, adesso Sì, era poi c'è anche probabile. questo. Io volevo vedere se Ciao Salvatore. volevo cercare di fare una doppia cosa. Se questo è possibile, vediamo. Visto che questo case è dotato di VGA holder, sempre perché Antec fa schifo, no? E Sì, che vuoi fare? volevo usarlo.
Così abbiamo un doppio sostegno, abbiamo questo più questo. Bravo, mica è così male, visto che la scheda questa è pesa. Certo. Why not? Bene, intanto, sono buoni gli SSD Drevo? No, no. Drevo è un marchio commerciale che produce roba economica. Ciao Sergio Pucci, non so se ti avevo salutato, ciao Salvatore, ti risaluto. Secondo voi riesco a arrivare con una 2060 e un budget di 1000 euro? 2060? Dipende che altri componenti ci metti, perché quella ti si mangia, se ne prendi una di quelle buone, quasi metà del budget stesso. Certo. Quindi non è facile poi farlo bilanciato, perché devi metterci in 5-16 GB di RAM e il budget è quasi finito. Una domanda, avete ancora scrivanie, high tech, gaming desk, game desk, one red? Sì, ce ne sono rimaste poche perché in realtà non l'abbiamo pubblicizzato. Quella è una scrivania che costa 200 e passa euro. E ti dico, l'ho sempre detto, che a 200 e rotti euro è troppo. Però ce ne sono rimasti tre pezzi a 99 euro perché c'è stata una promo e noi ne abbiamo prese alcune. Ce ne sono rimaste tre. A 99 euro ti posso dire un best buy. A 250 no. Quindi 99 euro, solo tre rimaste, va bene. Allora, poi, che configurazione è? Sta scritto tutto quanto nelle info del video. Intanto, una pausa dalle domande per ricordarvi un po' di cose. Allora, vi ricordo che c'è un giveaway in atto. C'è un giveaway in atto. Lo accendiamo. Intanto, lo accendiamo. Il bacetto, fortunatamente, se l'hai scordato. No, io no. Non me la sono scordata. Dopo c'è anche il bacetto. Quindi state pronti con le clip. Però intanto vi ricordo che c'è un giveaway in atto ed il giveaway è esclusivo solo per chi ci segue su Twitch. Come consiste, in cosa consiste il giveaway e come funziona? È molto semplice. Allora, prima di tutto dovete essere follower di Twitch, quindi andate su Twitch, se non l'avete fatto in questo momento, non si paga, è gratis ovviamente. Andate su Twitch, aprite EasyPix su Twitch e mettete il follow. Siamo in diretta adesso, quindi mi raccomando, fatelo. Seconda cosa, una volta che siete follower entrate a far parte del giveaway. Come funziona? Dovete seguire le nostre dirette. Noi siamo in live tutti i giorni a orari alternati, il pomeriggio o la sera. E guardate il calendario dello streaming, per questo che sta sotto il video. Stasera saremo in live, probabilmente edizione straordinaria. E ogni 10 minuti di visione guadagnate un punto. Con il follow ne guadagnate 5 di partenza, quindi partite da 5. Dopodiché i subscriber del canale guadagnano 15 punti bonus. 10 minuti di visione garantiscono un punto. Il 31 marzo gli utenti che avranno più punti, i primi tre che avranno più punti degli altri, vinceranno. Al primo posto ci sono le cuffie MSI Gaming. Al secondo posto c'è il peluche di Lucky, il draghetto di MSI. Al terzo posto c'è lo zainetto di MSI. Quindi ragazzi, sono gadget che vi offriamo noi. Scade il 31 marzo questo nuovo giveaway targato MSI Gaming, quindi mi raccomando, followate su Twitch se non l'avete fatto e seguite le live per guadagnare più punti. A cosa giocate questa sera? Non lo sappiamo ancora perché tocca vedere se Stefano streama. Se Stefano streama, lui penso gioca ad Atlas. Se Stefano non streama e devo streamare io, o giocherò a WoW o starterò Kingdom Hearts 2. Cucciato, vabbè, mi dici qualcosa per favore. Allora, mi regali un PC, dice Browse Bat. Dai, ti regalo un assemblaggio se vuoi. Oh, bene. Allora, vado a mangiare, ciao Sebastiano. Domani passo a prendere. Vado a mangiare alle 7.25, ma dove vieni? A casa mia, perché pure io mangio a stora a casa. Strano, perché avendo origini calabresi dovresti mangiare tipo tra le 9.30 e le 10. No, invece no. Poi, Roscia che dice domani passa a prenderne una di scrivania. Sì, va bene, vieni in macchina perché è ingombrante. Cioè la... È ingombrante, perfetto. E poi, io utilizzo un SSD Drevo e devo dire che è buono, non il top essendo un prodotto economico, ma fa bene il suo lavoro. Lo sai che c'è? Che non è che non va bene, però quando si parla di SSD economico non è che dici, sai, lo paghi la metà. Se un SSD da 2,50 buonino costa 60 euro e il Drevo ne costa 52, alla fine è poca la differenza, capito? Non conviene mai andare su un prodotto economico quando la differenza è poca. Questa è una legge che è mia personale, ma vale un po' per tutto. Quando c'è poca differenza prendi sempre quello meglio. Perfetto, poi una GPU con un buon rapporto qualità-prezzo per sostituire una 780, quindi non necessariamente potente. Che processore hai, caro Fabix?
E poi un saluto a Babbe Corre che è giunto. Giveaway, sì, è di giveaway The Gaming Cat, l'ho spiegato prima, funziona solo per Twitch. Se avete domande sui giveaway, qualsiasi cosa, basta che state sulla chat di Twitch loggati. Se fate punto esclamativo comandi invio, vi escono tutti i comandi del nostro bot. E se fate punto esclamativo giveaway, vi escono le informazioni sul giveaway che è in corso. Quindi ecco come avere tutte le informazioni. Poi ecco, intanto vedete i ragazzi che spammano points per sapere anche quanti punti hanno accumulato fino adesso. Vuoi sapere chi è primo? L'ho visto ieri sera. Un po'. È VRC. VRC è primo al momento. Vabbè, se lo merita, VRC è uno che ci segue sempre. Esatto, esatto. Quindi VRC è al momento è in testa. Pensavo qualche bot. No, 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 quelli l'ho bloccato. Poi c'è nel sto PC, vai. Vai, sto pronto? Aspetta, aspetta, non si vede una mazza. Attenzione, attenzione che adesso c'è l'accensione, state pronti? Olè. Ecco il botto, sei pronto? Vado. Vai. Vado. 3 2 1, ragazzi. E 1 e 2 e 3. Lo volevo rifare. 1 2 3. Fabio, pure te, però. Fabio, mamma mia, oh niente, ma può essere che ho sbagliato il power switch, sono andato a occhi chiusi, potrei aver sbagliato. Invece non ho sbagliato. Ecco, lo sapevo io che qua c'era la sopra. Vabbè. Fabio, che delusione, mamma mia. Stefano non ha mai fatto una cosa del genere in live, eh. Siamo cannato? Dove sta l'altro cavo d'alimentazione? Attenzione, eh! Attenzione, fail! Ma non è che stai a premere reset, che tu sei matto? Sì, questo, no? No, quello è dei LED. Questo è reset. No, questo è il power, là un po'. Ah, e qui adesso, intanto, si levane, si è abbonato, grazie mille. In tuo onore è partito! Anche i migliori possono sbagliare. Che hai sbagliato, adesso lo dici. Avevo messo, sono andato, è piccolino, avevo messo il power sul reset. Succede. Va bene. Funziona. Può sbagliare anche il buon Fabio. Allora, di dove sei originario? Della Calabria? Mio padre è di Tropea. Lì questo vicino. È fake boot, non vi preoccupate, è tutto poi, normale. Eccolo, incredibile, cacciavite, esatto. Poi Zico Gamer, ciao, cosa ne pensate del Cooler Master Master Liquid Light ML240L RGB? Potresti prendere l'R ML240R, almeno è addressable, yeah, a poco di più, yeah. Switch epico. Fail epico, sì, vabbè, fail panoramica, epico, panoramica, fail epico recuperato, sì, panoramica. Guarda, prova un po' a mettere esterna, vedi un po' che succede, se si vede full o mix, è mix, bella, fammi vedere perché questa è la scheda d'acquisizione che non acquisisce. Ecco, beh, soldi ben spesi. Sì. Va bene. I due tubi che passano sopra le RAM mi triggerano. lo so, sì. Capito, ragazzi, è triggerato. Lo so, ma se lo metti dall'altra parte erano i due tubi che ti passano davanti al waterblock e ti avrebbero triggerato lo stesso. Va bene. Allora, possono sbagliare i migliori, figurati Fabio. Morta chi è sto maledetto? Imperatore ha ragione. Vabbè, dai, ci sta. Beh, d'altronde ne assemblo due al mese, può succedere. Però c'è da dire che questo ha sembrato comunque. Questa meglio. Domanda proprio per te di Zico Gamer che dice: quando usciranno i Ryzen 3000? Non lo so e non mi interessa. No, invece ti deve interessare. Sei un commerciante. No, intanto non li vendiamo, quindi non è. Cioè, almeno all'inizio voglio vedere come vanno. Mi faccio un'idea come sempre e poi dopo se ne parla. Quanto è bello il riflesso delle RAM sul backplate. Sì, ha il suo perché. Poi, Corri, può darsi le mail e rispondiamo tra stasera e domani a tutte le mail. Esatto. Poi, bene, quindi appunto. Giuro, è partito un mouse. Però pure te, mamma mia. È un mouse, è mio. Ma tu non sai una cosa. Tu non sai questi mouse, quante volte cascano ogni giorno. Sì, e non si rompono. Guarda, sti Logitech da 9 euro, sono incredibili. Stefano ha sbagliato a Romix, quindi ci sta, e vabbè. Vabbè, a Romix c'è pure il discorso che sei un pochettino più, come dire, ma perché non si vede, porco Giuda, io lo vedo e qua non si vede. Vabbè. La scheda la butto. Beh, ce l'abbiamo fatto, mo si vede, benissimo. Volevo farvi vedere l'installazione, tanto non ve la faccio vedere.
Chiamate Stefano, esatto. C'è bisogno. Io l'ho detto, io l'ho detto. Lui ci scherza tanto. Stefano è buono, sono Oh, più ma quando è che ne buono assembli io. uno te invece? Io non, io lo dico Non di ho non detto essere che Stefano capace. non è buono, ho detto semplicemente che dato che ne assemblo meno, io sono più rifinito, ma è un dato di fatto, non è che mi sto inventando niente. Rifinito e fai cadere le cose per terra, vabbè. Ciao The Dark, ciao ciao ciao. Bene, quindi ragazzi, appunto, intanto vi voglio ricordare gli appuntamenti della settimana. Stasera ci sarà una live qui su Twitch, perché ricordiamo, le live sono esclusive di Twitch al di fuori degli assemblaggi, quindi seguiteci su Twitch tutti i giorni, sia per giveaway ma anche per seguirci, perché ne vedrete delle belle. E quindi stasera c'è una live orientativamente fra le 9 e mezza e le 10, 21 e 30, 22. E non so se ci sono io o ci sta Stefano e giocheremo insieme a qualcosa. Quindi stasera vi aspetto numerosi. Se stasera non venite, guardate che la prossima volta non ve leggo. Le lascio così. No, non è vero, Anche non è se vero, vi sì. leggo lo stesso. Però vabbè. Poi, quando arriviamo a 150 spettatori su Twitch, Iannella sembra PC. Sì, si può fare. Però le prossime live sono domani alle 15:30. Siamo sempre live con me di pomeriggio su Twitch fino alle 17:30-18. E invece venerdì siamo live qui dal negozio insieme anche a Stefano e montiamo il PC della settimana, sempre dalle 15:30. Quindi mi raccomando, tutti i giorni 15:30 siamo live, la sera qualche volta insomma, e la domenica sera in compagnia di Fabio che streama dal Tesla e gioca a Days, giusto? E Sì, certo. benissimo. Poi, infatti si vede che ne assembli pochi, dice Kirito, giustamente, va Vabbè, sono bene. affari cattivi, Trovi in Le difetto. live serali valgono per i giveaway, certo, tutte le live valgono per i giveaway, per questo diciamo seguiteci tutte le live Ma di piuttosto il vostro PC in quanto tempo lo installa Windows? Guarda questo che missile, è già finito. Twitch. Allora, Mortis Priest dice, aspetta, scusate la domanda, so che avete ripetuto mille volte, ma i giveaway com'è che funzionano i punti? Si vede da qualche parte? Allora, se tu fai in chat punto esclamativo points, saprai quanti punti hai. Per accumulare Solo su punti, Twitch. solo su Twitch, ragazzi, solo su Twitch. Poi, una volta che fai points e vedi quanti punti hai, c'è una classifica che sta sotto il player di Twitch. Dovete andare nella sezione all time e funziona solo quando siamo live. Quindi mi raccomando, controllatela nel momento giusto. E ogni 10 minuti di visione fate un punto. I sub guadagnano 15 punti extra nel momento in cui si subano. Si Ok? subano. Ti subano, Se sì. parli con Ciao sé. Andrew, grande Andrew, un botto che non ti vedo. Saluta Andrew, che era un mio vecchio follower. Sono tutti amici tuoi, so. Cioè, Saluta. l'altri 160. Ciao Andrew. Saluta Andrew. Grande Andrew, ciao. Poi, siete fanboy Intel? Sì, Fabio. Sì. Poi. Fino a che fa prodotti migliori di AMD, sì. Quando smetterà diventerò fanboy AMD. Allora, il mio portatile e il processore arriva a 60 gradi. Cosa posso fare? Portatile 60 gradi processore è normale, sei anche fortunato. Perfetto. Ciao, ciao Zendal. Allora, Yanna, dillo in inglese per the gaming cat. Hi the gaming cat and welcome to Easy Fix. This is Yanna and this is Fabio. Nice to meet you. Mannaggia la miseria. Allora, if you Ma wanna poi join scusa, our oh giveaway, Pippo, please. ma oh, chi ti ha detto che te potevi usare la serie di Stefano? Io, please follow us on Twitch and then every 10 minutes you will gain one point, one easy fix point. Stavo Yeah. un po' per uno almeno. No, io sono No, stanco. questo non è buono, vabbè. So, please follow us on Twitch and every live you have the chance of getting some easy fix points, ok? Yeah, beccate questa. Poi, detto questo, io passo quando posso, grande, grande Andrew, mi fa piacere assolutamente. Moto Selvaggio si è abbonato a Twitch Prime, saluta Moto Selvaggio, Bravo, moto grazie mille selvaggio. Che per il sub. moto se oh, moto 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 selvaggio, Selvaggio, che moto hai? Moto Selvaggio, che moto hai? Vuole sapere buon Fabio, grazie mille per il sub. Vi faccio triggerare, una persona in un negozio ha detto che è più potente un alimentatore, che più è potente l'alimentatore, più il PC va veloce. È vero, Nello, infatti a casa ce n'è uno da 6 kW. Ma che cazzo? Vabbè.
L'eventole dell'Antec K240 ha solo LED blu? Sì, questo qui è un raffreddente liquido base, comunque costa 70 euro per un biventola da 2,40, diciamo che è considerato fascia economica, calcolando quello che costa, diciamo l'RGB non ci usciva. Ok, poi avete visto i nuovi Master Liquid ML240RS RGB? RS no, mi sfugge questa cosa. Il telefono. La chiamata delle 19:38. E rispondiamo. Pronto Sifix? Pronto? Era il muto che diceva. Va bene. Allora, il moto selvaggio ha una Honda Hornet. Ok, onesto. Ma la loggia del cinghiale, non lo so, noi gli abbiamo Lo fatto so, le gli abbiamo emoticon, fatto pure le ma emoticon non e lui non si lo è più sa. Ma visto. te rendi conto di questa cosa? Ho sentito gente dire è andato fallito dopo aver regalato tutti quegli Ma abbonamenti. io gli No, vorrei almeno no, far sapere che gli abbiamo fatto no. E l'icona. anch'io vorrei Secondo me farglielo lui sapere. Poi gli pensava mando un messaggio che privato su Twitch. Va bene. Allora, ciao Redemption, intanto, grande, ciao, ciao, ciao. 600.003 è carina, è la prima che gli hanno fatto il fanale dietro bello a punta, non male. Allora, oh, questa è una domanda per Fabio. Quali sono gli youtuber che odi? Non ne odio nessuno, ce ne sono alcuni con cui sono in disaccordo professionalmente, ma non ho mai litigato con nessuno di loro. Siamo in buoni rapporti con tutti a oggi, o comunque finora non abbiamo mai litigato con nessuno, ma non ce n'è il motivo. È giusto avere differenza di vedute, tipo molti dicono esempio, io per esempio con Ferri, lui non mi conosce ovviamente, lo seguo. Certe volte fa dei video che dici, mazza, è il contenuto più preciso, più giusto, e tante altre volte, tipo, fa il video sulla 2060, sto in disaccordo su tutto. Però non... il mondo è bello perché è vario. Certo. Allora, Fabio, è possibile che una scheda madre del 2006 non sia compatibile con Windows 10? Allora, mo adesso vi do un trick, no, è molto difficile. Quando montate una scheda madre nuova, 0390 per esempio, difficilmente vi riconosce il chip della LAN. La rottura di scatole è questo, la rottura di scatole qual è? È che voi il driver ce l'avete sul CD, cosa che odio perché potrebbero mettere una chiavetta da 512 con i driver, vabbè. Noi fortunatamente abbiamo una chiavetta che ce la prepariamo prima, questo è un consiglio che vi do, col driver almeno della LAN perché poi da quello vi tirate giù tutti gli altri, però se Windows 10 non ve lo riconosce, poi gli serve la LAN per andare su internet e quindi per scaricarsi tutti gli altri driver. Noi fortunatamente abbiamo una chiavetta con tutti i driver, penso che abbiamo raccolto dal 2005 a oggi, e quindi alla fine dentro uno che gli va bene provvisorio per giusto installarsela ce lo trova. Dopodiché andiamo su internet. Però riconosco che sui PC di oggi dove non c'è un lettore CD e uno magari sta a casa da solo e c'ha solo un PC, si trova un pochettino bloccato nel fare questa operazione, che secondo me a più di qualcuno è successa questa cosa, è parecchio rognosa. Io adesso ho fatto questo, tolgo la chiavetta che non ci serve più e mi scarico Chrome, attacco magari prima il cavo di rete perché sennò giustamente su internet non me ce va. Ok, poi quelli di Tom's Hardware si sono fatti vivi per noleggiare il fingerone di Stefano? No, si vede che non sono stati spammati abbastanza. Ok, per il 77K è meglio il Master Liquid 240 RGB o il Kraken X52? L'X52 perché è quello da 2. In linea di massima prestazionalmente il Kraken è leggermente superiore perché ha una pompa leggermente migliore, ma con quello lì paghi anche parecchio l'estetica, secondo me a oggi, perché finché erano i primi con l'addressable ok, però a oggi qualità prezzo pure il Master l'ha battuti. Fabio Democristiano. Perché Demo Non Cristiano? lo so, imperatore ha detto Fabio Democristiano, vabbè. Allora, detto questo, ti prego, mi regali un PC su cui gira Fortnite, ti prego. Te lo regalo, te lo posso fare intorno ai 600 euro, ci riusciamo, ma sotto a quello è impossibile. Impossibile, ecco, benissimo. Detto questo, allora, vuoi dire qualcosa anche tu? Ti No, io ricordo che mi adesso devi un allora bacio. aggiorno il BIOS, vi faccio vedere no, vi Ti faccio ricordo che vedere mi devi un no, vi bacio. faccio vedere com'è semplice. Mi devi un bacio perché hai fatto una No, promessa io lì davanti a adesso tutti. leggo Hai 56. fatto una promessa davanti a tutti. Guarda che se te la rimangi ti faccio svergognare malamente davanti a tutti. Mi Adesso fai tu aggiornare il vieni BIOS qua. a sta scheda madre? Sì, e poi mi devi dare un bel bacio. E sta squilla il telefono, Non mi mister. interessa. Sì. Ma io sono in live in questo momento.
Però quella cosa c'è una problematica. La problematica è che non te lo posso fare in questo momento. Poi dopo ti dico. Perché hai presente che i computer sono. No, a parte quello, ma i computer sono 5. E quello che mi serve ne ho 2. E questo è il problema, capito? Non Certo. mi bastano neanche per quelli che ho, quindi me li devono ridare. Appena me li danno, lo facciamo. Eh sì, non mi bastano manco per questi. Giusto, Capito? già vedo, guarda, fammi. Va bene. No, ciao. Allora, il BIOS è già aggiornato, quindi non ci rimane che fare i driver. Per fare questo però vi farei laggare in un modo. Quindi lo famo dopo. Intanto, live update può essere usato solo su schede madre Eh MSI? sì, perché gli altri possono solo stare a guardare. Detto questo. Perché i democristiani non litigano con nessuno. Ah, ok. Allora non so come cristiano. Detto questo, Detto questo, saluti, no, salutiamo. detto questo, che saluto. Clippate, state pro. Sta Guarda che buono, se t'azzardi a no? Ma tarare. te pare che chiudo la live? Detto questo, clippate tutti e state pronti su Twitch con la clip perché questa Sì, però sarà non inserita. fare una faccia, te lo dico, non fare una faccia che questi oltre che clippano poi screamano perché lo so che sono delle merde. Questa è la mia faccia. Vai, dammi un bel bacetto. Adesso ragazzi, questa è la prima volta che Fabio chiama anche tua moglie, diglielo, Mia che si moglie è riveste il video. registrata, non posso Sì, fare niente. benissimo. Ragazzi, è successo sul serio. Mi ha dato un bacetto. Vuoi uno anche tu? No, mi ha fatto abbastanza schifo. Bene, ma invece a me è piaciuto tantissimo. Sì, poi vero, Avete vero, un grippato? bacetto vero, sincero, Avete grippato tutti quanti? Spero di sì. Spero di sì che tornerò a casa e vedrò la prossima emoticon. Sì, la scontorno e la faccio in. Ti giuro lo faccio. Ti Non giuro. c'entra in 16 Come no? bit. C'entra, voglia. Fai una tipo piccola così con Devo far due. sparire la registrazione della live subito. No, non sparisce niente, Senti, va bene. salutiamo, che qui è ora di chiudere. Ragazzi, allora, Allora, sì, stasera o Ianna o Stefano streameranno. vedo se Stefano mi ha risposto, Vabbè, ovviamente. voi No. collegatevi che uno dei due streamerà, non si sa chi, ma uno dei due streamerà. Niente, grazie per essere stati con noi, grazie per Twitch, ricordatevi di iscrivervi anche di là perché per noi è molto importante. Prossimo video, ovviamente essendoci stata la live oggi non ci sarà il video il giorno stesso. Certo. Ci rivediamo direttamente venerdì con la live che faremo con Stefano alle 3:30. Ci sono Assembleremo, ci anch'io. sarai anche tu. Assembleremo ragazzi un bel PC a occhio. Non ho fatto il conto preciso, ma è un PC da 3.000 e passa euro. Quindi è veramente un bel PC. Tra l'altro con il case Cooler Master C700M, che è una cosa più unica che rara. Di quel case Esatto. abbiamo fatto la recensione che ancora non è uscita pure quella. E spero che riesco a farvela uscire domenica. Se ce la faccio, sabato massimo, lunedì o martedì, vi faccio uscire anche il video con tutte le migliori clip prese da Twitch e in parte quindi anche da YouTube, perché ci sono anche delle clip delle live che sono alcuni dei best moments che abbiamo avuto recentemente. Magari ve li siete persi, specialmente chi non ci seguiva da Twitch. E questo magari può essere un piccolo bonus. Quindi, Beh, buona serata a tutti da buona Fabio. serata a tutti, vi raccomando, ci vediamo stasera o con me o con Stefano su Twitch, ore 21:30, 22, più o meno è quella l'ora quando varie. Se non l'avete fatto, andate a mettere il follow, accanto al follow c'è anche la campanellina. Ah sì, scusa. C'è anche la campanellina per essere notificati quando andiamo live, quindi così lo sapete con certezza. Detto questo, ci vediamo stasera, ci vediamo domani alle 15:30. Mi stai a chiudere che sto parlando? No, no, Ah, sono pronto. ok. Bene. Ci vediamo a tutti. Ciao ragazzi, buona serata, ci vediamo stasera.